Bene, buonasera a tutti e a tutte. Questa nuova edizione 2019 del nostro Festival Filosofardi che compie 15 anni, una quindicesima edizione resa possibile anche da una forte presenza e collaborazione di enti culturali del territorio e quest'anno in particolare di varie amministrazioni comunali della provincia, della regione Lombardia e in particolare ancora, sottolineandolo, del contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto. In effetti questa è un'esperienza di comunità, veramente comunitaria, perché come sapete tutti il Filosofarti nasce da un gruppo di volontariato culturale che coagula attorno a sé una serie di iniziative e di esperienze che molte realtà o enti culturali del territorio coprogrammano insieme a noi. Quindi è veramente un'esperienza che nasce dalla base e si sviluppa, come capite, attraverso una serie di eventi che sono sia di carattere seminariale, in alcuni casi sono anche incontri proprio di nicchia o a numero molto chiuso, in altri casi, come nel caso odierno, appunto, invece sono aperti a un pubblico più vasto. Il tema di quest'anno, dialogo, ne abbiamo sentito fortemente l'esigenza, non soltanto perché crediamo che in un contesto come il nostro, in cui gli slogan, la cultura massmediale, le fake news e le facili ricerche di consenso stanno devastando anche la nostra realtà culturale, ma proprio perché il dialogo comporta rispetto, apertura, capacità di relazione corretta con l'alterità, e la filosofia è prima di tutto dialogo, è dialogo, nasce come dialogo, non come monologo, il che comporta la relazione con un altro e il tentativo di trovare in una sorta di agorà del pensiero, quello che vorremmo essere noi come festival, un'agorà del pensiero, un contesto di confronto e di ascolto, di relazione corretta, come dicevo. Del resto dai dialoghi platonici, attraverso anche il genere letterario del dialogo scientifico moderno fino alle dimensioni più recenti dell'ermeneutica contemporanea, la relazione con il testo e con l'alterità è veramente un elemento di crescita anche per la persona e per la comunità nella quale queste esperienze vengono portate. Noi crediamo molto nel ruolo politico della cultura, nel senso che secondo noi la cultura è uno strumento per cambiare la polis, polis nel senso alto del termine, quindi politica nel senso alto del termine. Costruire cittadinanza, costruire relazioni significative è uno strumento che noi utilizziamo proprio per restituire anche al territorio un'esperienza di crescita che abbiamo vissuto in questo luogo, Centro Culturale del Teatro delle Arti, che ci ospita e che ringraziamo per l'ospitalità. Oggi in particolare dialogheremo con un autore, ma soprattutto con un professore, professore Odifredi, che tutti conosciamo e che poi verrà presentato da Viviana Faschi, che co-dirige questo evento, epistemologo, filosofo della scienza di fama internazionale, quindi un dialogo a più voci, con un autore, Galileo, con un professore, un epistemologo importante, e anche un dialogo col tempo, con la storia, con una teoria scientifica, perché dialogare significa avere il coraggio di argomentare, avvalorare, dare valore alle proprie affermazioni. Quindi Galileo ha vinto. Bene, allora lascio la parola a Viviana per questa introduzione, introdurrà il professore e poi lasceremo la parola. Grazie. Mi sentite? Sì. Sono molto lieta di avere alla mia destra il professor Pier Giorgio Odifreddi, che oserei dire è il matematico italiano più famoso nel mondo. Ma non è un semplice matematico, è un matematico che a suo stesso dire è portatore di un aggettivo, ovvero impertinente. E io mi sono chiesta cosa può voler dire essere un matematico impertinente alla luce del Festival Filosofarti che quest'anno ha come tema il dialogo. E mi sono data questa risposta. Evidentemente al professor Odifreddi, quando qualcosa non torna, si sente la necessità di interrogare colui che ha scritto o pensato quel qualcosa che non gli tornava. Ciò ha reso possibile dei dialoghi e delle interviste con persone della massima importanza negli svariati ambiti culturali e scientifici, ma perfino con figure del calibro di Joseph Ratzinger, ovvero Papa Benedetto XVI. Ma se queste persone hanno risposto alle sue interrogazioni, vuol dire che le domande non erano
delle questioni da poco, ma erano questioni basilari. E quindi qual è la funzione del matematico oggi e qual era la funzione di Galileo, funzione è una parola materiale, però ci sta, ai suoi tempi? Come posso io oggi paragonare il professor Di Freddi a Galileo, con il quale lui entrerà in dialogo nella sua lezione, che fra poco ascolterete, da una parte con l'interrogazione e dall'altra con il cercare di far arrivare le questioni importanti della scienza al popolo, cercando man mano di abbattere i dogmi, la superstizione e tutte quelle credenze che non hanno fondamento. Io credo che come Galileo alla sua epoca cercasse di farlo, ovviamente avendo un po' più di limiti di quelli che oggi può avere il professor Di Freddi e meno schiettezza, oggi trovano nel professore un suo degno discendente. E lascio la parola, chiedendovi un applauso, al professor Di Freddi. C'è bisogno di chiederlo. Buonasera, non farò la domanda che trovo sempre interessante, essendo di professione un logico, cioè se mi sentite, perché ovviamente quelli che non sentono sono quelli che dovrebbero rispondere, ma non lo possono fare. Quindi spero che mi sentiate, ma d'altra parte non ci sono stati sommovimenti prima, no? Mentre tu parlavi, no? quindi credo che più o meno quelli che vogliono sentire stanno sentendo. Dunque, anzitutto bisogna stare molto attenti a fare dei paralleli, no? O dei paragoni, anche perché, come sappiamo, Galileo è finito male, no? Quindi non vorrei, no? Io già ho rischiato una volta nella mia vita, anche se non tutti lo sanno, quando ero in Unione Sovietica, no? di fare la fine di Galileo, o anche peggio, no? Quindi lascerò, diciamo così, no? Questo parallelo in sospeso. Volevo solo fare un paio di precisazioni, perché spesso si parla di dialogo, infatti io sono molto contento di essere qui in una manifestazione che ha questa parola come titolo, diciamo così, come tema da sviluppare. Però spesso i dialoghi sono fittizi, per esempio sono stati citati i dialoghi platonici, che non sono affatto dialoghi, no? Cioè, se uno li legge c'è uno che parla, no? E gli altri che fanno finta di dire ah sì, ma no, ma veramente, oh ma guarda, no? E a volte anche peggio, perché per esempio uno dei dialoghi interessanti di Platone per un matematico, che è il Menone, è il dialogo in cui per la prima volta nella storia si fa una dimostrazione matematica di una proposizione, no? c'è un problema che viene posto da Platone o da Socrate, no? Diciamo così, dal Socrate platonico, che ovviamente è una finzione, no? Letteraria, perché era Platone che parlava, no? Quel povero Socrate chissà che cosa ha detto, perché poi noi gli attribuiamo tutto quello che Platone gli ha fatto dire e probabilmente, no, quasi niente di quello che gli è stato attribuito è veramente opera sua, no? Ma comunque Platone cerca di discutere questa idea balzana, no? Che noi non impariamo assolutamente nulla, ricordiamo soltanto le cose che ci eravamo dimenticate, no? Oggi forse agli psicanalisti magari, no? È una cosa che questo piace, perché bisogna andare a scavare, no? Nell'inconscio, no? E cercare di tirar fuori, no? Quello che è stato rimosso, no? Più che dimenticato. Ma l'idea di Platone era quella, no? E per cercare di illustrare questa balzanissima idea, Platone dice, o fa dire, no? Appunto al Socrate platonico, dice guarda, per esempio c'è questo schiavo, no? E adesso ti faccio vedere, no? Che questo schiavo sa benissimo come risolvere un problema che a prima vista magari anche qualcuno di voi non saprebbe risolvere, cioè abbiamo di fronte un quadrato e il problema è raddoppiare questo quadrato, cioè trovarne uno che abbia un'area doppia. E sembra una cosa banale, no? Infatti il dialogo consiste in questo, no? Socrate va dallo schiavo, no? Gli dice tu sei capace a raddoppiare un quadrato? Dice, non ci vuole niente, no? Raddoppio il lato, no? Pam! Subito uno schiaffone, perché quello era uno schiavo, no? Quindi si poteva naturalmente, no? Usare questi mezzi che oggi a scuola sarebbero assolutamente, no? Proibiti e si finirebbe male, no? Se uno li usasse, no? E dice ma non ti accorgi che se tu raddoppi il lato poi dopo il quadrato si quadruplica, non è che si duplica, no? Aia, dice lui, allora non so bene che cosa fare, no? Una volta e mezza, altro schiaffone, no? E quello non è un dialogo, no? Semplicemente c'è uno che sa
quello che è, secondo lui è la verità, e cerca di convincere gli altri, no? E gli altri non hanno argomenti praticamente. Quindi sono dialoghi fittizi, no? Ora, il titolo di questa mia conferenza è volutamente ambiguo, no? Si chiama I dialoghi di Galileo. Però chi di voi conosce Galileo sa che Galileo ha scritto un libro effettivamente che non si chiama però I dialoghi, ma si chiama Il dialogo. Ed è il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo, cioè il Tolemaico e il Copernicano. E allora in che senso dialoghi al plurale di Galileo? Perché Galileo, come è stato già accennato in precedenza, è un uomo che è vissuto in una certa epoca, come ovviamente facciamo tutti, ma era un'epoca in cui fare dialoghi di un certo genere, in particolare dialoghi come quello che è stato citato, cioè fra scienza e fede, no? Cioè l'opinione dello scienziato o l'atteggiamento, meglio, dello scienziato da una parte e l'atteggiamento del religioso dall'altra, non erano messi sullo stesso piano, nemmeno oggi, certo, se uno fa un dialogo col Papa non è che si siede, no, al tavolo, no? Si sa che uno sta su uno scranno più alto, no? E l'altro su uno più basso, però soprattutto a quell'epoca non era così. E allora forse ripercorrere brevemente il percorso di Galileo e vedere come questo tentativo di dialogo tra scienza e fede è andato a finire, ci fa anche ripensare il valore assoluto, diciamo così, se possiamo chiamarlo in questo modo, del dialogo. Cioè il dialogo è sempre positivo o ci sono delle situazioni in cui dialogare non serve perché le cose stanno in una certa maniera e non in un'altra? Questo è anche interessante, perché a volte noi prendiamo certe parole, no, come cariche di un significato positivo e non ci accorgiamo che potrebbero anche essere invece negative. Faccio un esempio terra a terra, perché così almeno poi saliamo pian piano, no, per aspera ad astra. No? Per esempio recentemente il governo giallo-verde ha fatto, mi sono dimenticato di chiedere prima, ormai è tardi, che giunta ci sia qui, ma non mi importa, facciamo, io non lo so, quindi vado avanti, no, pestando probabilmente, no, cose che non devo pestare, no? Non si sa mai, no? Anche perché poi cambio città spesso, no? E quindi non, se dovessi informarmi, no? Sarebbe troppo complicato. Io dico quello che penso e poi naturalmente, no? Ne porto le conseguenze. Ma dicevo, quando il governo giallo-verde ha proposto la manovra finanziaria, è stato interessante per un osservatore esterno, in particolare per un matematico, uno che avesse una formazione matematica, vedere come queste cose venivano gestite. No? Un governo che pretende, dice noi non facciamo aumentare il debito, no? Però diminuiamo le entrate. In due modi sostanziali, da una parte abbassando le tasse, soprattutto a quelli che già ne pagavano poco, e quindi forse non è un gran problema quello, no? Perché è soprattutto per quelli che avevano la partita IVA. E dall'altra parte invece aumentando le spese, no? Quindi meno entrate, più spese, no? In due modi molto sostanziosi, cioè la riforma parziale delle pensioni e il reddito cosiddetto di cittadinanza, ma ciò nonostante, no, il debito non aumenterà. Questo è interessante, come si fa? No, questa è una questione di conti, no? E infatti si sono trovati a dover giustificare queste loro affermazioni, no? Che erano delle opinioni, però opinioni su questioni in cui invece servono i fatti e non l'opinione. E Di Maio se l'è cavata in una maniera molto diplomatica, no? Quando disse non mi lascerò influenzare dai numeri. Oh, questa è una cosa meravigliosa, no? Perché vabbè, uno dice non mi lascerò influenzare, e infatti io feci a quell'epoca in qualche intervista un parallelo, no? Quando loro si affacciarono al balcone di Palazzo Chigi, vi ricordate, trionfanti, no? Abbiamo fatto questa manovra, eccetera. Dico, Di Maio avrebbe potuto usare lo stesso atteggiamento dicendo non mi lascerò influenzare dalla legge di gravità e salto da questo balcone, no? Vado giù, no? Subito, no? A trovare i miei sostenitori, invece ha dovuto fare tutto il giro, no? Attraverso le scalinate di Palazzo Chigi, no? Ma il fatto di non lasciarsi influenzare dalla legge di gravità non evita che poi uno si sfracella al suolo, perché la legge di gravità c'è, e nel momento in cui ci sono dei fatti, allora le proprie opinioni, no, non entrano in un dialogo, perché non è questione di dialogo, no? E purtroppo il dialogo fra scienza e fede, di cui questa sera in parte parleremo, è un dialogo fra due atteggiamenti nei confronti del mondo e della vita che ritengono ciascuno di avere in tasca la verità, con la V maiuscola tra l'altro. No? Io questo l'ho scritto poi nel libro che è stato pubblicato insieme a Benedetto XVI, e nella prefazione dicevo siamo due persone, no? Tutte e due pensano di avere la verità. Ora questo è interessante, un dialogo, cioè un dialogo fra
sordi, no? Perché ovviamente, no? Ciascuno dice, no? Ah, guardi, lei non capisce, no? Qual è il, come stanno le cose, no? Io invece sì, no? E lui dice esattamente la stessa cosa, ma cambiano i soggetti, no? Quindi ovviamente, no? Si dicono due cose completamente opposte. Che cos'è che contrappone la visione scientifica a quella religiosa, in particolare nel caso sia di Galileo che mio, la visione cattolica, che poi ovviamente non è l'unica religione, anche se cattolico, come voi sapete, deriva dal greco cattolico, che vuol dire universale, ma quello è più che altro un pio desiderio, pio giustamente, ma desiderio comunque, no? Cioè il fatto di essere la religione universale. Il cattolicesimo non è universale, è universale nel senso che ci sono cattolici in tutto il mondo, questo sì, ma non nel senso, come invece lo si vorrebbe intendere, no? Che sono tutti cattolici, no? Perché in realtà il cattolicesimo credo che abbia 1.200.000.000 circa di fedeli nominali, perché poi quelli che dicono di essere cattolici non necessariamente lo sono, ma questa è un'altra questione che è più di pertinenza sempre degli psicanalisti, no? Di sapere, no? Che cos'è quello che veramente uno pensa, no? E non necessariamente quello che uno dice, no? Ma dicevo, il cattolicesimo ha un atteggiamento che per definizione è dogmatico, no? Cioè che cosa significa essere cattolici? Io spesso mi diverto, proprio perché ho questo interesse fin da bambino, mi diverto a parlare con gente che dichiara di essere credente, no? E magari vado a toccare dei punti, no? che so essere magari punti delicati della fede, no? O anche magari punti quasi sconosciuti, no? Chiedere per esempio il parere sulla transustanziazione, no? O per esempio sulle nature o sulla volontà di Cristo, no? E spesso, soprattutto se si tratta di fedeli, diciamo così, no? Poco attrezzati, ricevo delle risposte che non sono assolutamente convincenti. Dico, guardi che questi cattolici non la pensano così. Dice, ma io credo così. Dico, vabbè, ok, uno può credere quello che vuole, ha la sua religione personale, ma grazie a Dio, posso dire, no? Il cattolicesimo è una religione molto ben definita, perché è una religione definita attraverso, anche storicamente, no? Una serie di dogmi ben precisi, e basta sgarare uno di questi dogmi e non si è cattolico, si è appartenente a una delle tante sette eretiche, no? Che nel corso della storia si sono separate dall'albero, diciamo così, centrale del cattolicesimo, e hanno dato via a tante denominazioni religiose, cristiane ovviamente, no? Ma non cattoliche. Ora, una religione però che si definisca attraverso un insieme di dogmi, no? Dogmi tra l'altro, notate che, questo è strano, perché addirittura i professori di religione spesso non sono d'accordo su questa cosa, qui diventa abbastanza divertente, no? Quelli che insegnano a volte religione nei licei, anche lì ogni tanto mi capita di parlarci, no? E mi dicono, ma no, ma queste cose sono cose che non interessano più oggi. Dico, non, saranno cose che non interessano, però quando uno va a messa, no, ci va, recita il credo, e perlomeno le cose che sono enunciate esplicitamente del credo, che sono una piccola parte poi del cattolicesimo ovviamente, no? Perché il credo è nato nel terzo, quarto secolo, i concili di Nicea, di Costantinopoli, no? Quindi insomma è solo l'inizio di tutta una storia, poi in seguito ci sono state grosse diramazioni. Penso per esempio intorno all'anno 1000 la diramazione tra la Chiesa d'Oriente e la Chiesa d'Occidente, che ancora oggi continua imperterrita benché ci siano dei momenti di avvicinamento, oppure verso il 500 la separazione degli anglicani, no? E poi ovviamente dall'altra parte quella dei protestanti, luterani, calvinisti, eccetera. Quindi insomma, no, c'è tutta questa cosa. Ora, se uno non crede esattamente, no, a tutte queste proclamazioni dogmatiche, per definizione non appartiene alla Chiesa di Roma, non è cattolico. Dunque, come si definisce l'approccio alla verità del cattolicesimo? È un approccio, appunto, dogmatico, il che significa che bisogna credere a ciò che qualcuno dice. Però queste affermazioni ovviamente sono affermazioni non dimostrabili, no? Se non in un senso molto indiretto, nel senso di dire, ma stanno scritte nei libri sacri, no?
ma anche i libri sacri sono stati scelti. Per esempio, voi sapete che l'Antico Testamento, ovviamente non il Nuovo, ma l'Antico Testamento, che è anche il libro sacro degli ebrei, è diverso nell'ebraismo da quello che è, per esempio, nel cattolicesimo e in generale nel cristianesimo. Ci sono libri che i cristiani considerano apocrifi nella letteratura ebraica, no? Che quindi non vengono accettati, e viceversa ci sono libri che i cristiani considerano parte del Vecchio Testamento che gli ebrei invece non accettano. Quindi anche questa è una cosa interessante. Si prende un testo, no? E si dice: questo è il testo di riferimento, dobbiamo credere a quello che c'è scritto nel testo. Il testo spesso è oscuro, no? E allora noi lo interpretiamo, ma in maniera per l'appunto dogmatica, cioè o il Papa parla ex cattedra, oppure un concilio di vescovi, no? Che è il concilio ecumenico dei vescovi, che decide, credo a maggioranza, no? O in modo di questo genere. Ora, questo è un atteggiamento, cioè il dogmatismo: si crede perché c'è scritto in un libro, oppure si crede perché lo dico io, che sono qualcuno che ha questa capacità, no? Il potere di pronunciare affermazioni ex cathedra. È esattamente il contrario del metodo scientifico, il quale procede in maniera completamente diversa. Cioè, nella scienza ci può essere chiunque che dice: io dico queste cose, e le cose non sono così perché qualcuno l'ha detto. Forse pure Einstein, per esempio, che è stato, come voi sapete, l'uomo del secolo, secondo perlomeno la rivista Time, no? L'uomo del secolo, non solo lo scienziato del secolo, sicuramente uno delle grandi menti della storia della scienza. E cioè, nonostante anche Einstein si è sbagliato più di una volta nella sua vita, no? Ma non ha mai preteso che la gente, i suoi colleghi, diciamo così, no? Credessero a ciò che lui diceva perché lo diceva lui. Perché non è così che funziona nella scienza. Nella scienza bisogna, nella matematica poi è ancora più semplice, quindi posso fare l'esempio della matematica prima di quello della scienza, che ha un problema ulteriore. Nella matematica, di nuovo, no, non è che uno arriva e dice: ah, guardate che se prendete un triangolo rettangolo, la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. E uno può dire: ma io non ci credo. Dice: no, momento, perché qui non è più questione di credere o non credere. Perché qui c'è qualcuno che ad un certo punto ha fatto questa affermazione, ma gli ha attaccato a questa affermazione una dimostrazione. Questa è la differenza essenziale. Non è che si fa riferimento alla parola di qualcuno scritta in un libro sacro, no, o orale, se qualcuno ha fatto un pronunciamento, bensì si fa riferimento a un ragionamento. E allora il ragionamento non si tratta di crederlo o non crederlo, bensì di capirlo o non capirlo, è una cosa molto diversa. Uno può benissimo dire: non ho capito la dimostrazione del teorema di Pitagora. Però se il matematico che ha di fronte questa persona è paziente, gli dice: vabbè, te ne do un'altra, per esempio. Oppure un'altra. C'è un bel libro che vi consiglio, di un tale che si chiama Loomis, che si intitola Il teorema di Pitagora. È un libro spesso così. E ci sono 365 dimostrazioni del teorema di Pitagora. Voi lo regalate a qualche amico, no, a Natale, no, che lo cominci il primo dell'anno. Ogni giorno dell'anno uno legge una dimostrazione diversa del teorema di Pitagora. Se arriva alla fine dell'anno e non ci crede, cioè uno dice: non è che il problema sta in te, no? Non nel teorema, no? Però notate, non c'è bisogno, non è che se uno ha due dimostrazioni di un teorema allora quello vale più che uno. Cioè, basta una dimostrazione, deve essere ovviamente corretta, no? Allora se uno dice c'è uno sbaglio, lì si può discutere, effettivamente arriva il dialogo, no? Ma quando la dimostrazione è corretta si deve capire o non capire, no? E non si può dire non ci credo, no? Invece, sempre per fare gli esempi che citavo prima, ma no, per non citare sempre il povero Di Maio, che poi alla fine sembra che uno ce l'abbia con lui, il sottosegretario o la sottosegretaria Castelli, no, che è anche una persona interessante, purtroppo è sempre dello stesso partito, ma c'è un motivo anche, no? Perché no? Quella la si è vista, adesso la si vede vero, mi sembra, no? Anche perché si saranno accorti, no, che invece di portare acqua al mulino del movimento, no, portava esattamente il contrario, no? Cioè, nei dibattiti televisivi di fronte a economisti come Padoan, per esempio, no, i quali sostenevano certe tesi, e lei dice: io non ci credo, no? E lui diceva: no, guardi che le cose stanno così, 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 e lei diceva: questa è la sua opinione. Ma non è una questione di opinione, cioè, di nuovo, no, siamo nell'ambito, no, in cui ci sono delle affermazioni, ci sono dei fatti oggettivi, no? E uno può dire appunto: non l'ho capito, no? Oppure mi rifiuto, cioè, nonostante non mi farò condizionare, no? Però non è questo l'atteggiamento. Dicevo che la matematica è da questo punto di vista privilegiata, cioè il rapporto tra il matematico e la verità matematica
È un rapporto, tra l'altro, che richiede soltanto la sua partecipazione. Il matematico può stare in casa sua, no? e convincersi o capire appunto la verità di un teorema semplicemente seguendo la dimostrazione, o addirittura, se è fortunato, quello è lo scopo della professione del matematico, trovandosela lui la dimostrazione, no? Si racconta, per esempio, che un bambino, lo racconta lui nella sua autobiografia scientifica, un bambino che a 12 anni partecipava a un pranzo conviviale, no, con gli zii e i nonni, e ad un certo punto lo zio, lui racconta, mio zio mi disse, no, è quello che ho appena detto prima, no, cioè, ma lo sai, dice, che in un triangolo, rettangolo, somma, i quadrati, eccetera, no? E lui dice, no, non l'avevo mai sentito. Ora, uno si può chiedere, anzitutto, a 12 anni non hai mai sentito il teorema di Pitagora, ma che scuola hai fatto, scusami, no? Cioè, comunque, no, questa è un'altra questione, no? Il racconto però continua, è molto interessante, perché dice, sono stato stupito da questa affermazione che mi ha fatto lo zio, non ci avevo mai pensato, no? Anche perché, in genere, se uno è bambino non è che si mette a pensare, cioè, chissà come sono i quadrati costruiti sui lati di un triangolo rettangolo, no? Cioè, anche perché, se lo fa, no, magari la mamma e il papà si preoccupano, no? Dice, ma va a giocare con i bambini, eccetera. Comunque, questo bambino dice, racconta, dice, mi sono chiuso in camera e dopo un paio d'ore sono uscito con una dimostrazione. Ah, questo era un bambino portato evidentemente, no, per queste cose. La sua dimostrazione, tra l'altro, era bellissima, perché si tratta di fare il triangolo rettangolo così, col lato lungo sotto, ovviamente il lato lungo sotto, se uno ha studiato greco, ma se non ha studiato, come me che sono un po' orogeometra, no, poi lo può imparare, perché il lato lungo va sotto, perché si chiama ipotenusa. E cosa vuol dire ipotenusa? Vuol dire tesa sotto, per l'appunto, no? Oggi a scuola spesso il triangolo rettangolo si fa così, no? Con l'angolo retto è così, e non va bene, perché no, deve essere girato nell'altro modo, no? Ma comunque lui prende questo triangolo rettangolo e tira un'unica linea, che è l'altezza. E il fatto che un bambino di 12 anni capisca che tirando l'altezza di quel triangolo sta dimostrando il teorema, perché... Beh, lo dico per coloro che si interessano di matematica, gli altri per un minuto o due possono entrare in uno stato superiore di coscienza, no? e veleggiare così, no? E comunque la cosa interessante è che quando io tiro l'altezza, no? Ovviamente essendo un'altezza, no? Arriva dall'altra parte sull'ipotenusa in maniera perpendicolare, no? Quindi crea degli angoli retti, no? Ma anche il triangolo di partenza c'aveva un angolo retto, no? Quindi divido il triangolo di partenza in due triangolini più piccoli, retti, tutti e due, no? Triangoli rettangoli. E gli altri due angoli come sono? Guardiamo per esempio il triangolino di qua. Questo angolo qui è lo stesso sia nel triangolino piccolo che nel triangolino grande. E allora un triangolo c'ha un angolo retto, un angolo che è lo stesso, anche il terzo deve essere lo stesso, perché la somma degli angoli di un triangolo, questo bambino lo sapeva, si vede che perlomeno qualcosa gli avevano insegnato a scuola, è sempre la stessa ed è sempre 180 gradi, no? Quindi quel triangolino piccolo è simile al triangolo di partenza grande, e l'altro dall'altra parte anche. Ora poi bisogna sapere, e questo però è un vecchio teorema di Talete, no? Che in triangoli simili i lati corrispondenti sono proporzionali. E allora a questo punto, se uno fa due calcoletti, si accorge che effettivamente il quadrato dei cateti, la somma dei quadrati dei cateti è uguale alla somma degli altri pezzi, cioè al quadrato costruito sull'ipotenusa. Chiusa la parentesi, no? Questo bambino ha capito esattamente come funziona il metodo scientifico, meglio matematico. Ti chiudi in camera, no? Ti hanno fatto un'affermazione, non ti hanno dato la soluzione, te la trovi tu. Ah, tra l'altro questo bambino si chiamava Einstein, per l'appunto, no? Cioè, non è da tutti ovviamente, non è che adesso se lo dite al vostro bambino, come faceva Papa Giovanni, andate a casa, dite ai vostri bambini, no? che dei triangoli, rettangoli, e vedete, no? Se sono Einstein o no, la maggior parte no, per fortuna, anche perché cioè, ne bastano pochi di Einstein, no? nella vita. Ma questo è l'atteggiamento del matematico, no? Un rapporto diretto tra la verità, perché tutto avviene dentro la propria testa, no? ed è una questione soltanto di ragionamenti. Nella scienza le cose sono un po' più complicate, e questo è il problema anche che dovete poi affrontare Galileo, perché non basta ragionare, ci sono dei bellissimi ragionamenti che però non si adattano a come è fatto il mondo. Il mondo è stato fatto... Adesso poi dipende se uno è credente o no, è stato fatto, no, da un creatore, no, oppure semplicemente non si è evoluto in questo modo, ma è come è. E uno quando pensa al mondo può avere delle belle idee e dice, ma secondo me è fatto così. Poi però se è fatto così,
ci sono delle conseguenze che derivano da questa idea che uno si fa del mondo, e queste conseguenze si possono confrontare con quello che effettivamente succede nel mondo, cioè in altre parole, è la famosa parola, no, che si usa sempre nel metodo scientifico, si fanno esperimenti, cioè si fanno delle previsioni che sono cose che dicono: se il mondo è come me lo immagino, allora le cose, certe cose dovrebbero essere così. Provo a vedere se sono così, se le cose combaciano, questa è la cosa interessante. Se le cose combaciano, non è detto che il mondo sia necessariamente fatto così. Potrebbe essere un caso. Quindi potrei aver dato una spiegazione che mi è andata bene in un caso, no? E però magari poi dico, c'è anche un'altra conseguenza, provo anche quella e magari a un certo punto ne trovo una che dico, questa non funziona. Quindi gli esperimenti non confermano una teoria, questo è un dibattito che agli inizi del Novecento è stato portato avanti per decenni, soprattutto nel famoso circolo di Vienna, no, dai positivisti logici. No? Cioè gli esperimenti a cosa servono? Non a confermare, no, una teoria, perché una teoria è vera o falsa. No? Certo che se un esperimento effettivamente va nella direzione che la teoria prevedeva, dico, questo è un buon motivo magari per crederci, no? Però non è una conferma. E infatti ad un certo punto potrebbe arrivare un esperimento che invece falsifica. E chi di voi ha sentito parlare di Popper, no, sa che il falsificazionismo di Popper è proprio basato su quello. Il fatto che non si può mai dimostrare una teoria, no, completamente scientifica, perché le conseguenze sono infinite. Non possiamo fare infiniti esperimenti, ne facciamo alcuni e naturalmente possiamo avere un grado di attendibilità di una teoria, ma non una vera e propria conferma. Quindi la scienza è più problematica, la verità scientifica non è così rigorosa, diciamo così, no, o monolitica come quella matematica che invece dicevo prima. Ma comunque, anche nella scienza, c'è pur sempre un affidarsi da una parte al ragionamento, no? E dall'altra parte, in più che nella matematica, all'esperimento. Sono due cose però che non hanno nulla a che vedere col fatto che, dicevo prima, no? Che nella fede o in certi tipi di religione, no? Si dice le cose stanno così perché lo dico io o perché lo dice lui, che sono poi le due cose, no? Lui sarebbe il libro o chi parla nel libro e io sarebbe colui che ha il potere, appunto, no? Di enunciare questi atteggiamenti. È chiaro che due imprese intellettuali, come la scienza da una parte e la religione dall'altra, che si basano su fondamenti così contraddittori fra loro, e sono portate per natura, no, a scontrarsi. Perché uno dirà, quando sente per esempio, lo scienziato, per esempio, che sente il religioso dire le cose stanno così, e lo scienziato ovviamente, è ancor più matematico, dice perché? Dimostramelo. E dice no, non dimostro, c'è scritto qui. Ma dice, ma vabbè, io non accetto questo fatto. E viceversa, no, spesso il religioso ha lo stesso atteggiamento, di dire le cose stanno così, no? E lo scienziato dice, non ci crede, dice, ma perché le mie cose vanno oltre i tuoi ragionamenti, oltre i tuoi esperimenti, no? E però dove? Cioè, il fatto è che, mentre nel mondo, se noi guardiamo, se c'è qualcosa di cattolico, nel senso che dicevo prima, cioè di universale, è proprio la scienza, e infatti la scienza è la stessa dovunque, che voi andiate in Cina, in Sud America, in Groenlandia, no? Che voi andiate in un paese che è cattolico, che è protestante, o che è induista, o che è buddista, non cambia nulla. La scienza è una in tutto il mondo, e questa è la bellezza anche della scienza. No? Noi scienziati possiamo girare il mondo intero, no? E troviamo gente che la pensa, no? Come noi, dovunque, perché c'è un'unica scienza. Mentre invece le religioni e anche più in generale le filosofie non hanno questa fortuna. Le religioni sono molto legate da una parte allo spazio e dall'altra parte al tempo, anche se poi Einstein, il bambino di prima, no, ci ha insegnato che lo spazio e il tempo sono collegati fra loro, quindi nello spazio-tempo. E infatti, se voi guardate, no, per esempio l'Europa è in maggioranza cristiana, ma non cattolica però, cioè l'Europa del Sud è cattolica, l'Europa del Nord è protestante. Se voi guardate l'America di nuovo, l'America del Nord è protestante, no, e l'America del Sud è cattolica. Se andate in India però, i cattolici e i cristiani in generale sono una piccola minoranza, benché l'India sia un enorme paese, idem in Cina, ci sono religioni diverse. E allora si può cominciare a dubitare, no? per la hit parade, no? Diciamo così, no? C'è un'unica scienza, e quindi questo fa pensare che effettivamente, no? Una volta che uno accetta il metodo,
allora poi le cose vengono di conseguenza. Se uno accetta che le affermazioni che vuole professare, diciamo, della cui verità sarebbe disposto a mettere, diciamo così, la mano sul fuoco, sono le stesse, no? Perché quel metodo lì porta soltanto a quelle conseguenze e non ad altre. Mentre invece nel caso delle religioni e più in generale delle filosofie non è così, perché il metodo delle religioni di dire lo dice lui, certo, ma se, se c'è un'altra religione in cui lui è diverso da quell'altro, cioè se io credo per esempio a quello che ha detto Mosè e invece un altro mi dice io credo a quello che ha detto Gesù e l'altro mi dice io credo a quello che ha detto Maometto e un altro a quello che ha detto Buddha e Confucio e così via, e qui le cose cominciano a diventare complicate. Perché allora si mettono in contrapposizione, no, queste cose. Questo è il motivo per cui gli scienziati pretendono, no, o immaginano, no, di avere in un certo senso una nozione in mano, no, una nozione di verità più elevata, no, proprio perché è universale, no, che discende dal metodo, mentre invece il metodo religioso e il metodo filosofico non portano a risposte univoche. E quando le risposte sono due, tre o tante, come si fa a scegliere tra una di loro? E infatti spesso ci sono guerre di religione, no? Voi sapete, no? Anche oggi tra l'altro, perché spesso le guerre, anche quelle che si mascherano con altri motivi, sono spesso guerre che si combattono per la religione. Pensate per esempio oggi, prima si è stato accennato, no? Il motivo per cui il dialogo è importante nei nostri tempi, no? Uno dei problemi, no? Dei nostri tempi in cui il dialogo potrebbe avere appunto, no? un effetto positivo è per esempio quello dell'immigrazione, no? Però spesso il problema dell'immigrazione acquista delle valenze che sono valenze religiose, no? E noi ce l'abbiamo per esempio con gli islamici, no? Che vengono, no, a cambiare la nostra civiltà, la nostra cultura, no? Anche se poi tra l'altro il matematico, no? Sempre che tende a portare dei fatti, fa notare che la maggioranza degli immigrati, tanto per cominciare, sono cristiani e non sono islamici, no? Perché vengono da paesi, no? che appunto, no? Che hanno religioni cristiane, non necessariamente cattoliche. La maggiore percentuale di immigrati in Italia, per esempio, come saprete, il 20% è rumena. Cioè non ha nulla a che fare con l'Islam, no? e così via. E anche coloro che arrivano con i barconi, no? E così via, che tra l'altro sono una piccola parte degli immigrati che ci sono in Italia, sono 5 milioni gli immigrati, no? E noi parliamo, quando facciamo le cronache, diciamo così, di questi sbarchi, giornalmente di poche decine o a volte qualche centinaio, no? Così, ma poco sopra il centinaio, ma anche annualmente di qualche decina di migliaia, no? Se volete anche centinaia di migliaia, ma in confronto ai 5 milioni, no, di immigrati, no, le cifre non funzionano. Tra l'altro, se posso fare una piccola parentesi, il fatto di usare i numeri quando si parla di scienza, cosa che è ovviamente più difficile fare quando si parla di filosofia o di religioni, perché gli argomenti, no, sono diversi, spesso usare i numeri permette di fare dialoghi, no, o meglio discussioni, perché spesso poi i dialoghi accalorati si chiamano discussioni, no? Diventano cose un po' più accese, no? e di capire che spesso noi siamo vittime anche, no? di quelli che sono i mass media, no? Cioè che si concentrano la loro attenzione su fatti che spesso sono marginali, no? E si dimenticano di fatti che invece sono sostanziali. Visto che sto facendo l'esempio dell'immigrazione, per esempio, oppure gli attentati, no? Il terrorismo, che spesso è legato, no, anche per il fatto che si considera il terrorismo come una faccia dell'islamismo, no? E quindi, no, il pericolo islamico, no, anche per questo. Ora, quando l'attentato più grosso che si sia visto in questi ultimi 20 anni è ovviamente l'attentato delle Torri Gemelle, no? In cui sono morte 3.000 persone, ma quello è un caso abbastanza eccezionale, no? In genere gli attentati terroristici hanno come effetto qualche, a volte dei morti singoli, a volte delle vittime al massimo nel numero delle decine. Pensate a tutti quelli che sono stati fatti recentemente negli ultimi anni, non si è mai andati oltre 20, 30, no? Sono cose tremende tra l'altro, no? Però io ogni volta che sento queste discussioni nei telegiornali, no, sui giornali, eccetera, vado sempre con la mente, no, ad altre cifre, no? E mi chiedo, ma se le vite umane sono così importanti,
Se bisogna fare effettivamente delle decisioni così accese, no, delle discussioni, dei dialoghi appunto, no, così accesi su queste vite umane che si sono perse, ma e come mai allora non ci preoccupiamo delle vite umane che veramente si perdono ogni giorno? Ora, un dato che vi do e non piacerà a coloro che fumano, no? O che bevono, no? Questo è un dato del Ministero della Sanità, no? Un dato ufficiale, in Italia ogni anno muoiono 120.000 persone per il tabacco e l'alcol, 90.000 per il tabacco e 30.000 per l'alcol, quindi il tabacco è una causa enorme. 120.000 è molto difficile da valutare, perché il problema è, così come nelle guerre, no, che il terrorismo fa attenzione perché muoiono poche persone e noi con la nostra mente umana, quando ne abbiamo 5-10 davanti, riusciamo a capire cosa vuol dire che sono morte 10 persone. Ma 120.000 è un numero che non capiamo, no? E allora facciamo un piccolo calcolo. 120.000 diviso 12, cioè il numero di mesi dell'anno, no? Quanto fa? Fa 10.000, no? 10.000 diviso per 30, che sono i numeri dei giorni circa in un mese, fa 300. Cioè ogni giorno dell'anno, tutti i giorni dal 1 gennaio fino al 31 dicembre, muoiono in Italia 300 persone perché fumano o perché hanno problemi legati al vino. Ora, la cosa interessante è che il fumo è monopolio di Stato. Allora, uno si chiede, ma scusate, qui c'è qualche cosa che non funziona, no? Cioè, noi ci concentriamo su quei 4-5 attentati quando ci sono, quando va male, perché poi spesso ci sono anni in cui ce n'è uno o due, no? O magari nessuno, no? Cioè, facciamo un cancan mediatico su questi, no? Corriamo dietro, vediamo i video degli attentatori, eccetera. E ci dimentichiamo che ogni giorno non dovremmo avere sui giornali un titolo che dice oggi sono morti 300 italiani perché hanno fumato sigarette che gli ha venduto lo Stato col monopolio, tra l'altro, no? Cioè, queste sono cose che veramente, no, la scienza permette di fare. Beh, questo poi tra l'altro non è nemmeno un'applicazione della scienza, è un'applicazione dell'aritmetica elementare, no? Cioè cercare di calcolare, no, e di dire, momento, noi ci stiamo preoccupando, no, per un certo evento, no, che però confrontato ad un altro, no, non ha assolutamente, no, nessuna proporzione. E questo comunque era per chiudere, no, questa parentesi, no, che avevo fatto sui numeri, che però non è slegata da ciò che ho detto finora, no, cioè il fatto che appunto la scienza si basa sui numeri. Ma visto che nel titolo ci ho messo Galileo, magari faccio, no, anche qualche riferimento, no, a Galileo, perché la sua storia è una storia interessante di uno scienziato, ovviamente uno scienziato in un periodo particolare della storia della scienza, anzi direi al momento iniziale, quando Galileo è nato la scienza non c'era. Non è stato lui il primo scienziato, anche perché poi è difficile dire chi è il primo, no? Sempre. Poi tra l'altro ci sono tanti posti nel mondo in cui queste cose un po' sbocciano. Per esempio, non dobbiamo dimenticarci che c'è stata una scienza greca che poi è stata dimenticata. C'è un bellissimo libro di un matematico che poi è diventato uno storico della scienza, che si chiama Lucio Russo. Questo libro si chiama La rivoluzione dimenticata, e dice tutto già nel titolo, ed è un resoconto di ciò che i greci sapevano e che poi è stato dimenticato nel corso dei secoli, dei millenni addirittura, e che quando è stato riscoperto a partire dal 500, dal 600, 1600, 1500 ovviamente, no? Quindi circa 400-500 anni fa, si è pensato che fosse una scoperta nuova. E questo libro è straordinario perché è un libro che parla non soltanto di matematica, ma parla di fisica, di chimica, di biologia, di addirittura di teorie dell'evoluzionismo, no? E se volete un esempio anche soltanto di ciò che il pensiero greco era, potete leggervi per esempio il libro di Lucrezio, il De Rerum Natura, che è un libro straordinario perché racconta dal punto di vista letterario, ovviamente Lucrezio non era un divulgatore come Galileo, cioè uno scienziato che in prima persona raccontava ciò che lui e i suoi colleghi avevano fatto, no? Bensì era un letterato che raccontava quello che alcuni filosofi avevano pensato prima di lui, tre persone poi, perché erano tre, no? Cioè lui si rifaceva a Epicuro, no? E Epicuro a sua volta si rifaceva a Democrito, il quale si rifaceva al suo maestro, no? Cioè Leucippo, e queste quattro persone, Leucippo, Democrito, Epicuro e Lucrezio, per millenni sono state le uniche persone che hanno visto giusto
per quanto riguarda la struttura del mondo. Erano quelli che si chiamavano gli atomisti, cioè coloro che credevano che la materia, la natura, no, fosse fatta di mattoni, no, che loro chiamavano atomi, perché in greco appunto atomos, no, significa indivisibile, no, cioè quando uno guarda di cosa sono fatte le cose, no, le spezzetta, no, e questi pezzetti a loro volta possono essere spezzettati, ma ad un certo punto si finisce, no, e si arriva ai mattoni fondamentali che non si possono più spezzare, no, e quelli sono quelli che appunto gli atomisti chiamavano atomi. Ora, nessuno credeva all'esistenza degli atomi, a parte loro quattro, no? E con ottimi motivi, perché l'idea è, ma scusa, se ci sono gli atomi che messi insieme costituiscono le cose, allora vuol dire che c'è anche uno spazio vuoto dove non ci sono gli atomi, no? E il problema del vuoto è un problema fondamentale, cioè come si fa a capire che ci possa essere una parte dell'universo in cui non c'è assolutamente niente? E tra l'altro cosa succede nel vuoto, no? Quando se ci fosse questo vuoto? Quindi questo è per dire che è vero, gli atomisti, i quattro atomisti dell'antichità avevano visto giusto, ma non è che i loro oppositori fossero tutti degli idioti, no? Che non sapevano, dice, non hanno visto la verità quando è stata loro annunciata, no? Perché avevano degli ottimi motivi, delle ottime ragioni per credere che non ci fossero gli atomi. E in quel caso che cosa succede nella scienza? Beh, bisognerebbe, no? E così succede effettivamente ai confini della ricerca, lasciare le cose in sospeso. Io la penso così, tu la pensi cos'ha, finché non ci sono appunto delle dimostrazioni da una parte e degli esperimenti dall'altra, né uno né l'altro ha ragione. E non è che io devo avere i miei fan, no? E tu c'hai gli altri, no? E poi dopo vediamo, no? A maggioranza, no? Chi è che ha ragione, perché la scienza non funziona a maggioranza, ma la verità in generale. No? Era la Briola, no? Che diceva appunto così, no? La verità non si decide per votazione. No? Non è che noi chiediamo, no? E quando poi la maggioranza ha deciso in un certo modo, quella è la verità, no? Perché la maggioranza si può benissimo sbagliare, e infatti nel caso dell'atomismo si sbagliavano tutti, pensatori, fior di pensatori, no? E soltanto, notate, sapete quando è che l'atomismo è stato definitivamente sdoganato nella scienza? Questo è straordinario, perché noi oggi lo impariamo a scuola, ce lo insegnano alle elementari, e crediamo che l'abbiano sempre saputo tutti, no? Magari. E invece no, l'atomismo è stato definitivamente sdoganato nella scienza nel 1905. Da chi? E da quello che stasera, poi devo parlare di Galileo, invece parlo sempre di Einstein, no? In realtà proprio da lui, no? Che in quell'anno mirabile, Einstein nel 1905 era un giovane di 26 anni e pubblicò 5 articoli che cambiarono il mondo in 5 direzioni completamente diverse. E una di queste era la sua tesi di laurea sul calcolo del numero di Avogadro, che aveva a che fare appunto, no, col numero di atomi o di molecole, no, che stanno in un gas. E finalmente quando Einstein pubblicò la sua tesi, gli scienziati capirono che forse quello era proprio il modo giusto di pensare. Ancora alla fine dell'Ottocento un grande filosofo che si chiamava Mach, molti lo conoscono perché oggi si dice sono andato su un aereo che ha superato Mach 1, no? Cioè la velocità del suono. Beh, Mach non è che fosse come metro, no? Mach era il nome di una persona, di un filosofo famoso, filosofo della scienza, in realtà un fisico, no? Che però lui credeva che gli atomi non ci fossero. Lui diceva sono delle utili finzioni, no? Noi fingiamo che ci siano questi atomi, perché pensare che il mondo sia fatto di atomi ci permette di farcene un'idea, no? Così, però gli atomi non ci sono. No? E infatti è stato l'ultimo grande oppositore, diciamo, all'atomismo. Però era già un secolo due che a partire da Lavoisier, no? E dai fisici anche un po' precedenti, no? Lavoisier, che i chimici avevano cominciato a pensare alla materia come fatta di atomi. Tra l'altro se voi leggete Lucrezio, che è quello appunto a cui mi stavo riferendo pochi minuti fa, vi accorgete che passate l'introduzione, il libro di Lucrezio è scritto da un letterato, quindi ovviamente no, un poeta, quindi inizia con un grande inno a Venere, poi c'è una bella tirata contro la religione, i mali che può fare la religione, no, e così via, perché Lucrezio era un materialista non ateo, perché se uno fa un inno a Venere, no, ovviamente no, negli dei ci crede, ma perlomeno anticlericale, come lo diremo oggi. Ma quando finisce questa sua tirata iniziale, incomincia e la prima frase è «Al mondo nulla si crea». E poi spiega perché. Poi dopo c'è un secondo paragrafo in cui dice al mondo nulla si distrugge.
E poi dice, al mondo tutto si trasforma. E uno dice, ma come? Ma questo è il motto di Lavoisier? Ma no, questo è il motto di Lucrezio. Solo che Lavoisier aveva letto Lucrezio. E la cosa interessante, per questo che dicevo che dovreste leggere Lucrezio, perché è il libro di divulgazione che un letterato colto del periodo a cavallo fra le due ere, prima e dopo la nostra era, scrisse raccontandoci quello che i greci sapevano, perlomeno certi greci sapevano, su come stavano le cose, cioè com'era la natura delle cose. E questo libro è stato letto da moltissimi scienziati, in particolare Lavoisier, ma anche molti altri, Maxwell ad esempio, il grande scienziato che nell'Ottocento scoprì le equazioni dell'elettromagnetismo, no? E Maxwell, ci sono le sue lettere in cui dice, ma certo che quando leggo Lucrezio, cioè, mi sembra di leggere la mia teoria cinetica dei gas addirittura, no? E sarebbe ben triste, dice, che lui non intendesse le stesse cose che intendo io, no? Che magari gli siano scappate, no? Perché ogni tanto può anche succedere, no? Che uno dice una cosa, no? Senza capire che cosa sta dicendo, no? E allora quando poi uno che sa, legge queste cose, dice, ah, quelle cose volevano dire, no? Questo e quello, no? Mentre invece Maxwell dice così, no? Einstein non era tanto soddisfatto di queste cose, ma tanti altri lo erano. Marx, ad esempio, no? Ci sono delle frasi in Marx che effettivamente, no, ricalcano completamente i motti di Lucrezio, per esempio il famoso motto del comunismo, a ciascuno, da ciascuno secondo le proprie possibilità, a ciascuno secondo i propri bisogni, è una cosa che si trova in Lucrezio. Darwin addirittura. Gli è stato chiesto a Darwin, a Charles Darwin ovviamente, no? Alla fine della sua vita, dice, ma lei che ha scritto, ha scoperto la teoria dell'evoluzionismo, dico, ha mai letto Lucrezio? Perché in Lucrezio effettivamente, no, ci sono delle pagine che sembrano scritte da Darwin. E lui disse, no, non l'ho mai letto. Dice, vabbè, allora è finita lì. No, non gli è arrivato da quel libro, no? Mentre invece a Lavoisier, per esempio, no, erano arrivate, a Newton, a un altro che aveva letto Lucrezio e che lo usava spesso nei suoi commenti filosofici. Ma la cosa interessante è che è vero che Darwin non aveva letto Lucrezio, ma suo nonno sì. Ora, se uno è darwinista, non è che pensa che quello che ha letto il nonno poi passa, no? Bisogna essere Lamarck, magari, il nonno di Lamarck avrebbe, no, l'avrebbe passato, ma quello di Darwin no. Però non direttamente, ma il nonno di Darwin, che tra l'altro si chiamava Erasmus, che è il nome che poi ha dato origine al famoso programma Erasmus che gli studenti di oggi per l'appunto usano per andare in giro, no, per l'Europa e forse anche per il mondo, se non direttamente, no, almeno indirettamente. Ebbene, il nonno di Darwin, Erasmus Darwin, aveva non solo letto Lucrezio, ma addirittura aveva scritto due poemi nello stile di Lucrezio. E quelli però il nipote li aveva letti, cioè non leggeva Lucrezio giustamente, ma leggeva il nonno, no? E allora quindi gli è arrivato anche a Darwin, questo per dire quante potessero essere le influenze, no, di Lucrezio che sono state lasciate. Ora la cosa interessante rispetto a Galileo è che il motivo per cui, come dicevo prima, gli scienziati o i pensatori coevi di Lucrezio, ma anche in seguito, non credevano all'atomismo, e perché avevano delle ottime ragioni per non farlo. In particolare, nel caso loro, l'esistenza del vuoto, che sembrava una contraddizione. Quando Galileo incominciò la scienza, ed ero partito appunto dicendo da questo, no, che non è stato il primo scienziato, e ho fatto l'esempio di Lucrezio proprio per dimostrare, no, che ce n'erano altri, e soprattutto che nella Grecia antica ce n'erano stati molti, no? Comunque, la scienza moderna noi la identifichiamo più o meno con un processo che incomincia verso la fine del 500, inizio del 600, no? E che poi porta ai risultati di oggi. Ora, qual era il problema in quel caso lì? Non si poneva ancora il problema dell'atomismo, anche se, e la cosa questa è molto interessante, no? Perché tutti pensiamo che poi Galileo sia stato avversato per quello di cui parlerò tra un momento, cioè il problema del sistema tolemaico, il sistema copernicano, cioè i pianeti girano attorno alla Terra o attorno al Sole, e idem le stelle, perché all'epoca si pensava, no, che le stelle girassero pure loro, no? Anche se si chiamavano stelle fisse, la cosa sembra un po' strana, sembra quasi una contraddizione, ma erano fisse perché non si muovevano le une rispetto alle altre.
però tutte insieme si muovevano, infatti bastava stare a guardare il cielo durante la notte, noi si vede che le stelle percorrono ciascuna un cerchio, ma tutte come se si muovessero all'unisono, no? Quindi l'idea era che ci fosse una sfera delle stelle fisse che muovevano tutte insieme. Ma dicevo, la cosa interessante, e poi arriviamo dopo tra un momento appunto alle stelle, no? È che quando si va a scartabellare negli archivi del Sant'Uffizio in Vaticano, si scopre che ci sono delle lettere che denunziano Galileo, ovviamente a proposito del sistema copernicano dell'eliocentrismo, ma anche a proposito dell'atomismo. E infatti Galileo è uno dei primi che, quando nasce la scienza moderna, incominciano a pensare se non ci potrebbe essere effettivamente una nozione diversa di materia, no? Che è basata sulla nozione di atomo. Il primo testo in cui Galileo parla di questo è un testo molto strano della storia della scienza, perché è un testo che viene continuamente citato e che dovrebbe essere invece radiato addirittura dalle biblioteche per un testo completamente sbagliato. Si chiama Il Saggiatore. Saggiatore significa una bilancia, no? Saggiare era pesare, il soppesatore potrebbe essere una traduzione in italiano moderna. Che cosa fa Galileo in questo testo? Se la prende con un gesuita, che è sempre una cosa buona da fare, no? Naturalmente, no? Cioè, se uno perlomeno ha le mie idee, no? Però a volte è bene scegliersi il gesuita giusto, no? E lui si è scelto invece quello sbagliato, si era scelto un gesuita che si chiamava Grassi, no? Padre Grassi, che era anche lui uno scienziato. Notate che i gesuiti per molti anni, prima di cominciare a fare i papi, no? Erano coloro che facevano gli astronomi per il Vaticano. Il collegio dei gesuiti, no, era appunto la sede praticamente, no, della facoltà di astronomia, potremmo dirla così, no, in termini moderni. In particolare, ancora oggi, la tradizione è che l'osservatorio di Castel Gandolfo, che oggi è formalmente a Castel Gandolfo, ma fisicamente è stato trasportato in Arizona, no, dove il cielo è migliore, no, per le osservazioni astronomiche, è diretto da un gesuita. Per 25 anni è stato diretto da un famoso gesuita scienziato che si chiamava padre Coin, forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare, padre George Coin, ma anche adesso, no, che quest'uomo è stato andato in pensione, no, è stato rimpiazzato da un altro, sono sempre i gesuiti. No? E che cosa fa Galileo? Se la prende con questo gesuita, che era uno dei tanti gesuiti che a Roma studiavano l'astronomia, perché questo gesuita, secondo lui, aveva un'idea balzana, no? E quindi meritava i peggiori insulti fiorentini che può fare un toscano. Voi ne abbiamo avuti recentemente, no? Anche al governo, no? di toscani, no? Sappiamo come possono essere, no? Bizzosi e litigiosi, no? Così, no? E Galileo era uno di quelli, no? gli scarica addosso, no? Tutta la verve toscana che poteva avere, dandogli degli insulti tremendi che sono anche divertenti da leggere, no? Se non fosse che Galileo aveva completamente torto e padre Grassi aveva completamente ragione. L'argomento qual era? Le comete. E padre Grassi che cosa diceva? Notate, il gesuita, no? Diceva, ma le comete sono dei corpi celesti, no? Che girano attorno al Sole, no? e arrivano da lontano, no? e hanno una loro orbita. No? Ora uno direbbe, bravo, cioè, sei uno dei nostri, no? Cioè, meglio di quello. No, Galileo in questo argomento, no? Siamo nel 1623, no? Ce l'aveva, no? E diceva, ma no, le comete sono solo dei fenomeni ottici, no? Come per esempio le aurore boreali. Non c'è niente che succede nell'aurore boreale, o meglio, ci sono le particelle che arrivano dal Sole e che interagiscono con l'atmosfera, però le figure che noi vediamo nelle aurore boreali, no, cioè non è che esistono, no? Sono semplicemente appunto, no, dei fenomeni ottici. E lui pensava che le comete fossero la stessa cosa. Ora uno, se avete visto delle comete, no? Anche lui, poi c'aveva il cannocchiale tra l'altro, no? Le vedeva meglio di noi, anzi quella era una discussione importante perché qualche anno prima, nel 1618, per la prima volta erano arrivate nel cielo europeo delle comete, tre in un anno addirittura, no? Ed era la prima volta che si potevano vedere col cannocchiale, che Galileo aveva, verrebbe da dire, inventato, anche se poi sappiamo che
Galileo da bravo toscano e qui più in generale forse da bravo italiano non aveva fatto inventato, l'aveva comprato al mercato, no? E arrivava dall'Olanda, no? L'avevano inventato gli olandesi, solo che lo vendevano come giocattolo. Per quale motivo uno può comprare un cannocchiale? Beh, siamo tutti curiosi di sapere cosa fanno i vicini, no? E naturalmente, no? Uno al mercato si compra il cannocchiale, poi guarda dalla finestra, no? Cosa fa quell'altro, poi si pettegolezzi, è una cosa bellissima, no? E Galileo forse l'ha comprato anche per lui per lo stesso motivo, no? Agli inizi, però una sera, no? Magari tutte le finestre chiuse, no? Dei vicini, no? E dice: che faccio? Guardo in aria, no? L'ha puntato in aria e lì è cambiato veramente il mondo, no? Era il 1609, la data è fatidica, infatti qualche anno fa è stata festeggiata, no? Erano i 400 anni praticamente dell'inizio dell'astronomia moderna. Non che l'astronomia non ci fosse prima, ovviamente, no? Perché esisteva Tolemaico, ma anche all'epoca, no? Tycho Brahe, che era il più grande astronomo vivente, fino a che non è morto ovviamente, no? Ma comunque alla fine del 500, no? Il maestro di Keplero, facevano astronomia a occhio nudo. Naturalmente a occhio nudo è molto più complicato farla, no? Perché si vede peggio, non c'era il problema dell'inquinamento luminoso che c'è oggi ovviamente, no? All'epoca. Però per fare delle misurazioni precise, no? Bisognava fare i salti mortali. Loro per esempio scavavano delle fosse in modo da avere soltanto una parte di cielo visibile, facevano degli strumenti. Se andate in India per esempio, a Jaipur, anche a Delhi, no? Ci sono in due o tre posti in India gli osservatori di Jai Singh, che sono delle stranissime costruzioni fatte, si vedono che sono strane perché a volte sono fatte triangolari che servivano per puntare appunto in linea retta, altre volte ci sono invece dei pezzi di cerchi o degli archi di cerchi che servivano invece per sistemare le cose, no? Nel cielo guardandole a occhio, è una cosa interessante, no? Ma Galileo dice a un certo punto, no, punta questo cannocchiale in alto e apriti cielo, si può proprio dire, no? Perché effettivamente, no, incomincia a vedere cose che nessuno aveva mai visto. E se leggete i suoi libri, tra l'altro, sono libri straordinari. Perché il primo importante che scrive, no? Che si chiama, ancora in latino, si chiama Sidereus Nuntius, l'annunciatore o il messaggero celeste, no? Delle stelle, lui racconta giorno per giorno quello che succede. Ed è un diario praticamente, un diario scientifico. Tra l'altro Galileo era anche un artista perché sapeva disegnare bene, no? E quindi fa vedere anche le immagini di quello che vedeva. Lo punta sulla Luna e vede cose che nessuno aveva mai visto. E dice, ma mamma mia, si vedono delle ombre sulla Luna. A occhio nudo si vedono quelle macchie che Plutarco già in un famoso dialogo aveva descritto. Un dialogo, Plutarco era un filosofo, un sacerdote del Tempio di Delfi, che all'epoca aveva scritto un dialogo interessante che si chiamava La faccia della Luna. Ora notate che perché uno usa l'espressione faccia della Luna? La faccia è qualcosa che abbiamo noi, nemmeno gli animali, no? La faccia è tipicamente umana. Perché se voi vedete in queste sere, tra l'altro siamo vicini alla luna piena che era qualche giorno fa, se voi guardate la luna piena, no, vi accorgete che la luna è argentea, no? una luce forte, bianca, no? Però ha delle macchie che sembrano effettivamente due occhi, un naso, una bocca, no? E così via. E Plutarco si domanda in questo dialogo, dice, ma perché la Luna sembra una faccia? Ovviamente non è così ingenuo da pensare che lo sia effettivamente una faccia, no? Ma dice, ma quelle macchie che si vedono, di che cosa sono fatte? E su quello incomincia anche lui, esattamente come Lucrezia, a dirci quello che gli antichi sapevano, e anche non sapevano e cercavano di indovinare, no? Qual era la natura, no? di queste macchie. Notate che la scienza è anche questo, visto che stiamo parlando di dialoghi, è un dialogo fatto spesso con persone che appartengono a secoli, millenni fa, è una specie di, uno legge, no? Le cose che loro dicevano, no? In qualche modo interagisce con loro, scrive rispondendo a loro. I filosofi l'hanno fatto spessissimo. Pensate per esempio il dialogo immaginario che ci fu fra Locke e Leibniz sulla human understanding, sulla conoscenza umana, in cui Locke scrive un trattato e Leibniz lo legge e pagina per pagina commenta. Cioè dice, tu la dici così, ma io la penso così, eccetera. No? Non c'è bisogno di avere qualcuno di fronte per fare un dialogo, no? Si può fare un dialogo a distanza. Nella scienza il dialogo più lungo che è stato fatto è un dialogo che è durato, dunque mi sembra, 1700 anni circa. 1700 anni.
perché gli antichi avevano guardato il cielo a occhio nudo, stiamo ancora parlando di occhio nudo, e avevano fatto una mappa molto precisa delle costellazioni e delle stelle, anche singole, celesti. E in particolare Ipparco, che era il più grande astronomo dell'antichità, aveva fatto, c'erano già stati altri astronomi prima, no, qui che avevano fatto cataloghi di queste stelle, e notate che questi misuravano a occhio le distanze, dicevano, non so, un grado, due gradi, ma a occhio. Questa è una cosa veramente straordinaria. Ipparco è riuscito a indovinare, ma in realtà gli scienziati non è che indovinano, no? È riuscito a capire che c'è un movimento che si chiama di precessione dell'asse terrestre, cioè la Terra gira attorno a se stessa su un asse, no? Ma questo asse non è fisso rispetto alle stelle fisse, bensì gira, ma gira molto lentamente. E sapete quanto ci mette a girare? Circa 26.000 anni. Ora, noi viviamo un secolo, quando ci va bene o male, dipende come si arriva alla fine, no? Ma comunque, no? Meno di un secolo, diciamo, no? E questo è un periodo di 26.000 anni. E loro, guardando a occhio, in particolare lui, sono riusciti, no, a capire che questo asse puntava, adesso punta verso la stella polare, no? E che si chiama stella polare perché indica il nord, la direzione dell'asse terrestre, no? Ma tra 2000 anni, cioè, passerà vicino, no? E ovviamente ogni 2000 anni, praticamente circa un po' di più, no? Fa una delle case dello zodiaco, no? E alla fine fa il percorso intero, no? E allora dicevo, Ipparco fece questo grande catalogo delle stelle dell'antichità e disse, e lo scrisse poi questo, no? Dice, perché noi le chiamiamo stelle fisse, l'ho detto prima, no? Sono stelle, no, che sono fisse perché una rispetto all'altra non si muovono, si muovono solo insieme, no, fra di loro. E dice, ma chissà mai, magari si muovono così lentamente, disse Ipparco, no? Che ci vorrà qualcuno tra molti anni, no? Lui si era basato tra l'altro su misure fatte a occhio alcuni secoli prima, perché per poter vedere, no, una precessione così lenta, no, bisogna confrontare quello che c'era prima e quello che c'è adesso, no? E lui si basò su testimonianze che i predecessori scienziati avevano lasciato, con quelle osservazioni che invece fece lui a occhio nudo, le confrontò e dedusse questo movimento. Ma per quanto riguarda, che è un movimento della Terra però, no? Per quanto riguarda i movimenti delle stelle, lui disse, magari si potrà fare la stessa cosa, no? Cioè, un giorno, usando questo catalogo che io ho fatto così preciso, che dice qual è la distanza esatta fra le varie stelle, qualcuno arriverà e scoprirà che questa distanza è cambiata e che dunque le stelle si muovono. Ebbene, l'esperimento fu fatto poi quando, nel 1700, da un famoso astronomo che si chiama Halley, che tutti avete sentito nominare perché è colui che ha dato il nome alla famosa cometa di Halley, no? La prima di cui Newton calcolò, una delle prime meglio, di cui Newton e i meccanici newtoniani calcolarono l'orbita precisa, lui previde esattamente l'anno in cui sarebbe ritornata, effettivamente, no? Poiché tornò e i calcoli erano giusti, no? Diede il nome a questa cometa. Ebbene, Halley scoprì che effettivamente due o tre delle stelle che Ipparco aveva descritto nel suo catalogo si erano spostate in questi 1700 anni. Quindi pensate, un esperimento che dura millenni addirittura, no? Si fanno le cose perché poi qualcun altro arriverà, eccetera. Ma comunque, no? Per chiudere questa parentesi sull'astronomia fatta a occhio nudo, Galileo punta il cannocchiale, per esempio, sulla Luna, no? E scopre che la Luna è molto diversa da quello che si credeva fino all'epoca. Come mai? Beh, perché gli aristotelici avevano deciso che tutto ciò che è imperfetto sta su questa Terra, noi siamo imperfetti, per esempio, eccetera, erano i monti, le valli, no? La Terra non è una palla da biliardo, per fortuna nostra anche, perché sarebbe ben noiosa, no? Ma comunque, no? Per fortuna non siamo perfetti, infatti la Rita Levi Montalcini scrisse la sua autobiografia, no? La intitolò Elogio dell'imperfezione, no? Perché l'imperfezione è la natura umana e la natura in generale. Ma quello che sta invece in cielo, secondo gli aristotelici, era perfetto. In particolare la Luna è là, no? La vediamo, no? Una bella palla, no? Così, no? Deve essere una palla levigata. E Galileo guarda, tra l'altro notate che aveva un cannocchiale, con pochissimi ingrandimenti, molto peggiore di quelli di binocoli che oggi si usano per andare all'opera a guardare, no? Semplicemente meglio i cantanti o così via, no?
tra l'altro è quasi miracoloso che con quel piccolo cannocchiale riuscisse poi a fare le meraviglie, a vedere le cose che ha visto e forse anche quelle che non ha visto, perché a volte uno insomma, no, intuisce quello che avrebbe potuto effettivamente fare. Guarda la luna e scopre che in realtà ci sono delle ombre sulla luna e a seconda delle ore del giorno e dei periodi della luna, no, queste ombre si muovono e si muovono esattamente come si muovono le ombre delle montagne o delle valli sulla Terra. E allora dice, ma se si muovono nello stesso modo saranno la stessa cosa, no? Cioè la luna è fatta di montagne e di valli. E i gesuiti poi che facevano gli astronomi a un certo punto dovettero venire a patti con questa cosa, perché di dire ma... certo, se guardiamo col cannocchiale anche noi ci accorgiamo che ci sono monti e valli sulla Luna, ma come la mettiamo con Aristotele che dice che la Luna è una bella palla da biliardo bella, bella liscia? E cioè, beh, evidentemente è una palla da biliardo, no? come quelle cose che ogni tanto si comprano, no? Quelle palle rotonde di vetro, no? Che dentro c'è quello che vogliamo, magari monti eccetera raffigurati, no? Però fuori, no? C'è proprio una palla trasparente bella, bella liscia, no? E queste erano le obiezioni che arrampicandosi sui vetri ancora si cercava di fare, no? Quando ormai si vedeva con gli occhi che l'aristotelismo era sbagliato, però insomma si cercava di dire ma no, magari ci sono lo stesso, no? queste belle superfici, no? Di vetro, no? O di qualcosa di trasparente, no? Che attorniano la luna. Ma Galileo non si fermò alla luna, perché ovviamente il cielo è grande, guardò la Via Lattea ad esempio, che quando noi la guardiamo di sera non si vede questa specie di macchia che ovviamente mitologicamente si chiama Via Lattea perché era lo schizzo del latte della mammella, credo, di Giunone che stava allattando qualcuno che era il figlio di non so chi, no? E adesso poi sulla mitologia, poi intanto sono tutte storie immaginate, quindi no, possiamo inventarcele come ci pare piace, no? E comunque no, quella era l'idea, no? Uno schizzo di latte, no? Venuto fuori, no? da qualche dea greca, no? E invece Galileo guarda e dice ma qui ci sono un sacco di stelle che a occhio nudo non si vedevano e davano quell'impressione appunto di essere solo una macchia bianca, no? E poi quando le guardiamo col telescopio, op, diventano delle stelle. Quindi dice, quella era uno dei grandi problemi dell'antichità. La Via Lattea è un insieme di stelle che appunto sono così lontane che non si vedono, oppure è semplicemente una macchia come una nuvola, eccetera. E lui lo risolve. Ma soprattutto, e questo lo scrive bellissimo nel Siderius Nuncius, a un certo punto guarda Giove e una sera guarda Giove e vede vicino a Giove tre puntini allineati. Ora è difficile che tre punti messi a caso siano lì, due sì, perché due, per due punti passa un'unica retta, come diceva Euclide, no? Ma tre punti in genere non sono allineati, invece stavano sulla stessa linea. Dice, oi oi oi, ma che cosa saranno queste cose? Dice, domani voglio vederci chiaro, lo scrive sul diario, dice, domani voglio vedere chiaro che cosa è successo. Il giorno dopo dice, oggi nuvolo, non ho potuto vedere niente. Il giorno dopo, oggi nuvolo. Cioè, comincia a diventare nervoso, no? Cioè, perché dice, questi tre puntini, no? Finalmente, dopo qualche giorno, dice, stasera non era nuvolo. Ho guardato, ce n'erano solo due. Dice, ma come, ne ho visti tre? Vabbè, dice, mi sarò sbagliato, no? E allora va avanti per qualche giorno, no? E a un certo punto ne vede quattro. E questi però si spostano, no? Si spostano tra l'altro soltanto, perché lui li vede così, no? E sono su un piano, sono i satelliti di Giove ovviamente, i quattro satelliti di Giove, no? Che stanno girando e lui lo capisce questo, no? E si accorge, no? Che in realtà ciascuno ritorna con un moto periodico, calcola le orbite di questi pianeti e qui comincia il problema, altro che dialogo. Perché il sistema tolemaico diceva che tutti i corpi celesti girano attorno alla Terra, a parte i pianeti, no? Ma tutti. E lì abbiamo Giove con quattro cose che gli vanno intorno. E qui diventa veramente problematico. Siamo già ormai nel 1611, no? Quando vede queste cose qui. No? E naturalmente la Chiesa anche si secca, perché la Chiesa aveva, per motivi suoi, sposato l'aristotelismo, sposato il sistema tolemaico, sbagliando, perché non è compito della Chiesa dire come va il mondo, no? Bensì come va il cielo. Anzi, ci fu poi questa famosa dichiarazione di un cardinale, il cardinal Baronio, che Galileo usò lui, no? Come tentativo, no? Di difesa nei confronti del Santo Uffizio, no? Che diceva la Bibbia, no? Le scritture insegnano come si va al cielo e non come va il cielo.
Cioè non ci insegnano come è fatto il mondo, ci insegnano come si fa ad andare in paradiso, no? E quello sarebbe stata la soluzione più ovvia, no? Se ci fosse stato veramente un dialogo, no? Fra la Chiesa e la scienza, se uno avesse detto io mi interesso di tutto ciò che è vero, i fatti, e tu ti interessi di tutto ciò che sono le tue opinioni, non sono fatti tuoi, no? Credi a quello che vuoi, no? E sarebbe stata la soluzione, no? Del problema del rapporto fra scienza e fede. Cioè gli scienziati studiano la natura, dicono come stanno le cose, no? Come appunto nel libro di Lucrezio, e i religiosi dicono come stanno le cose nell'altro mondo, che intanto non si vede, no? Ciascuno può dire quello che vuole, no? E sono due mondi separati, no? E invece no, la Chiesa aveva deciso di dire anche quello che succedeva nel mondo. Tra l'altro Galileo, notiamolo, non era il primo che difendeva il sistema eliocentrico, cioè il fatto che i pianeti girassero attorno al Sole, anzi, quasi un secolo prima, 60 anni prima, nel 1543, Copernico aveva pubblicato il suo famoso libro sulle rivoluzioni degli orbi celesti, che viene addirittura considerato come l'inizio dell'era moderna. Qualcuno dice che è il momento della conquista, diciamo così, della scoperta dell'America, 1492, e qualcun altro invece pensano che ci sia un momento più interessante, no? Di cambiamento, ed è il momento in cui Copernico introduce una nuova visione del mondo, no? Nel suo libro. Ma fortunatamente per lui e anche per gli scienziati dell'epoca, il libro di Copernico era uscito con una prefazione, scritta, diciamo così, di soppiatto da un teologo che si chiamava Osiander, in cui si diceva, ma la stessa cosa che ho detto prima a proposito degli atomi, si diceva, guardate che non è che i pianeti girano veramente attorno al Sole, no? Questa è una finzione. Noi facciamo finta che girino attorno al Sole, perché se girano attorno al Sole è più facile fare i calcoli, no? Che se non girano attorno alla Terra, no? E così via, no? Quindi è un'utile finzione, esattamente come diceva Mach, no? Degli atomi, che gli atomi sono un'utile finzione, ci permettono di fare la chimica in maniera più comprensibile, ma non esistono. E Osiander diceva, secoli prima, no? I pianeti girano attorno al Sole, è un'utile finzione, non è così che va il mondo. È ovvio che tutto gira attorno alla Terra, ha detto Aristotele, no? Quindi no? Lo dice Tolomeo, siamo d'accordo, no? Perché siamo abituati, no? A credere a quello che ci dicono gli altri. Però facciamo finta che sia così, perché così ci vengono meglio i conti. La storia è tragica, perché ovviamente Copernico non la pensava affatto così. Copernico era un abate, tra l'altro, no? Però in Polonia, no? Stava lassù, no? Al nord della Polonia, no? E vide il suo libro pubblicato, ci mise 20 anni a pubblicarlo, perché sapeva anche lui che stava camminando su un terreno molto problematico, no? Nel rapporto tra scienza e fede, lo vide sul letto di morte. Gli portarono questo libro e lui morì. Ora, io mi sono sempre chiesto se morì perché vide la prefazione. Prima stava bene, no? Magari era solo così, non c'aveva un raffreddore. Ah, dice, come? Una finzione, un'utile finzione. Ma sei matto? Bam! Me ne vado, no? E così. Oppure se era semplicemente, appunto, no? Alla fine. Però rimane il fatto che questa prefazione, no? Che tra l'altro poi costò all'Osiander vari epiteti, per esempio Giordano Bruno nella cena delle beffe, nella cena delle ceneri, dice, lo chiama quell'asino ignorante presuntuoso, cioè Giordano Bruno poi si sa parlava senza peli sulla lingua e finì male, no? proprio per questo, no? Però il fatto di aver detto che ma sì, facciamo finta che le cose siano così, aveva permesso a Copernico di pubblicare il suo libro. Il libro era stato letto, si era diffuso in tutta Europa, no? E infatti i gesuiti non sapevano bene cosa fare, perché da una parte c'erano il Papa proprio lì, no? Dietro casa, no? A Roma, e dall'altra parte era ovvio che il sistema funzionava meglio, no? E quindi presero una via di mezzo, che è la via del sistema cosiddetto di Tycho Brahe, ticonico, no? Cioè di dire tutto gira attorno al Sole, eccetto una cosa, il Sole, che gira attorno alla Terra, no? Cioè, almeno siamo a posto, no? E tutto gira attorno alla Terra, ma nel senso che è così, e poi tutti insieme, no? Si fa un bel balletto, no? Attorno alla Terra. E invece quando arriva Galileo, no? E qui comincia veramente, no? A guardare le lune di Giove, e queste lune di Giove c'è poco da fare, non girano né attorno alla Terra né attorno al Sole. Sono satelliti di un pianeta, come Giove, no? E hanno le loro regole.
Tra l'altro poi in seguito con Newton si scoprirà che sono esattamente le stesse regole che Kepler ha scoperto per i pianeti attorno al Sole, quindi è come se fosse un mini sistema solare. Le lune di Giove, per esempio, girano in orbite ellittiche con la legge delle aree e soprattutto con la terza legge di Kepler, no? C'è un rapporto che lega il quadrato del tempo al cubo del raggio, no? Dell'orbita, eccetera. Ma comunque è interessante che tutto si riproduce, no? In piccolo e in grande, no? I sistemi planetari attorno alle stelle, l'unico che si conosceva all'epoca, quello solare, no? Hanno le stesse leggi dei sistemi satellitari attorno ai pianeti, no? E questa è una delle belle cose della scienza, no? che si riescono a descrivere in maniera precisa, no? Queste cose. E Galileo dice, ahi, qui siamo malmessi perché andiamo contro tutti, Tycho Brahe ha sbagliato, anche Copernico ha sbagliato, perché non è vero che tutto è intorno al Sole, ma lì ci si può dimenticare dei satelliti, no? E soprattutto ci sono cose che non girano attorno alla Terra. E naturalmente incominciano subito le reazioni. Quasi subito, già nel 1610, quando si comincia a guardare la Luna, no? E poi si scoprono i satelliti di Giove agli inizi del 1610, e incominciano nelle chiese, no? le prediche contro Galileo. Alcuni degli argomenti, no? Sono molto divertenti, no? Perché ci fu un predicatore che salì sul pulpito, no? E disse, quel toscano, no? Dice, deve smetterla, no? Di parlare di queste cose. C'è scritto nella Bibbia che deve smettere. E uno dice, come? E dice, sì, perché se voi prendete gli Atti degli Apostoli, no? Voi sapete, gli Atti degli Apostoli sono la conclusione, no? Praticamente di tutta la storia, no? Gesù è risorto ormai, no? Sta per 50 giorni, credo, no? Su questa terra, no? E ad un certo punto se ne va. No? Se ne va come? Se ne va perché è un po' la maniera astronomica, no? Cioè ascende al cielo come un razzo, no? Naturalmente. No? La rampa di lancio dov'è in questo caso? A Gerusalemme, che sembra essere un posto favorevole per queste cose. Io sono stato recentemente di nuovo a Gerusalemme poche settimane fa a Natale e sono andato a vedere questi posti, che sono interessanti, perché tre persone almeno, no? Hanno avuto questa fortuna, evidentemente l'aria è favorevole, no? Cioè Gesù, no? Che è asceso al cielo, no? Sulla verticale di Gerusalemme, la Madonna pochi anni dopo, no? E anche Maometto. Se voi salite sulla spianata dei templi, no? c'è questa moschea, no? Dove c'è la pietra dove Maometto ha lasciato le impronte, perché quando uno sale deve fare un colpo così, no? E voi ridete, ma ci sono anche le impronte di Gesù però, nella chiesa dall'altra parte, no? Sul Monte degli Olivi, eccetera. E quindi è una cosa interessante, no? Ma a parte questo, no? Negli Atti degli Apostoli si racconta che quando Gesù salì al cielo c'erano tutti sotto, no? C'era la mamma, le pie donne, gli apostoli, tutti avevano guardato, poi i curiosi che ci sono sempre, no? Avevano tutti guardato in aria e succede quello che succede con i razzi, no? Che quando partono a Cape Canaveral, no? A Capo Kennedy, vanno su, a un certo punto non si vede più niente, no? Perché sono andati lontano. Solo che negli Atti degli Apostoli si dice, no? E tutti continuavano a guardare in su, no? Perché erano rimasti così affascinati. E allora dall'alto, no, si è avuto pietà di questi uomini della Galilea, no? È arrivato un angelo dal cielo, no? Che arriva giù, no, plana, sembrano un po' questi film, no, di fantasy. Arriva lì, no, si ferma e dice, sentite cosa dice gli angeli, perché guardate il cielo, Galilei? E questo dice, c'è scritto nel libro, no, è meraviglioso, no? No, ma non a me dovete fare. Lo dice questo predicatore, no? Che effettivamente è divertente, no? Perché uno dice, Galilei, c'è scritto chiaro e tondo, smetti di guardare il cielo, no? Questo però non è stato sufficiente. Poi tra l'altro Galileo anche lui giocava su questa cosa, e infatti c'è una bella poesia, perché Galileo dovete sapere che essendo nato prima della nascita ufficiale della scienza, non poteva essere nato scienziato, no? È diventato scienziato dopo, ma prima lavorava, no? E faceva il critico letterario, forse lo sapete, no? E era interessante perché, per esempio, prese posizione nella diatriba che c'era all'epoca tra coloro che sostenevano che il più grande scrittore era l'Ariosto e quelli che invece sostenevano che fosse il Tasso.
Ora, io non so se qualcuno di voi ha mai letto una pagina del Tasso, cioè, il più grande, ma è una cosa che uno si addormenta, no, sul Tasso. Cioè. L'Ariosto invece è una cosa così meravigliosa, no, piena di allegria, cioè, è ovvio che l'Ariosto è migliore, però vabbè, all'epoca evidentemente no, c'erano opinioni contrarie. Lui scrisse saggi a favore dell'Ariosto contro il Tasso, ma scrisse anche delle poesie sue. E una di queste poesie bellissima si intitola, e qui già si vede il personaggio, altro che dialogo, no? Che si intitolava Contro il portar la toga. Cioè ce l'aveva con quelli che oggi, no, oggi la toga la si porta solo più all'inaugurazione dell'anno accademico, no? O lo portano quando si fa l'inaugurazione dell'anno giudiziario, no? Eccetera. Ma all'epoca i professori facevano lezione con la toga, col cappello, cioè lui ce l'ha, dice a me queste cose non mi piacciono, no? Io voglio farla, no, in giacca e cravatta oggi diremmo, no? Non con la toga, no? E così via. No? E lì in quella poesia dice che appunto gioca sul fatto che Galileo, no, non son della Galilea, però dice, no? Perché già evidentemente prefigurava queste cose. E comunque, a parte la battuta di quel predicatore, no? Cioè, perché guardate il cielo Galilei, cioè, ovviamente il Sant'Uffizio comincia ad avere fastidio, no? Sul fatto che questo qui sta parlando, no? Cioè, tra l'altro poi Galileo era uno, appunto, no? Per carattere e anche per nazionalità, no? Perlomeno, no? Toscana dell'epoca, che andava contro, no? Contro tutti. E lui capisce che comincia a dare fastidio alla Chiesa e che si mette su una cattiva strada. Allora incomincia a scrivere delle lettere, e qui c'è di nuovo l'aspetto del dialogo. Cerca di convincere che gli oppositori, o meglio gli amici che poi avrebbero potuto parlare con gli oppositori, che in fondo potevano lasciargli fare il suo lavoro, che era il lavoro dello scienziato, no? E teniamoci ciascuno, no? il nostro orticello, no? E ciascuno fa quello che vuole, no? E scrive delle famose lettere a Benedetto Castelli, che era credo un frate, no? Quindi un membro della Chiesa, però un frate progressista, come lo chiameremmo oggi, no? Scrive anche a Cristina di Lorena, che era ovviamente, no, della corte dei Medici, no? E cerca di convincerli appunto, no, che in realtà lui è un ottimo cattolico, lui non ha nessun interesse ad andare contro la fede, anzi lui è un credente, tra l'altro, e credo che formalmente lo fosse anche, no? Cioè credeva in Dio, no? Non ha mai messo in dubbio, non è come Lucrezio, no? Che è un anticlericale, ce l'ha proprio con la struttura religiosa, no? E così via, e anche gli dèi di Lucrezio sono molto lontani dagli uomini, lui lo dice, gli dèi se ne stanno a casa loro, noi se ne stiamo a casa nostra, e quando preghiamo siamo ridicoli, no? Perché crediamo che quelli ci stiano a sentire, e loro se ne fregano invece di noi, e non solo, anche se ci sentissero non ci aiuterebbero perché non sono interessati a noi, no? Mentre invece Galileo no, Galileo è semplicemente un uomo del suo tempo, quindi religioso, cattolico, non seguace, non solo, è amico di preti, e che preti tra l'altro, per esempio il cardinal Barberini a Firenze, no? Che diventerà Urbano VIII poi, no? E quando diventerà Urbano VIII nel 1623 Galileo dirà, oh, finalmente c'è un papa che sta dalla mia, no? Perché Urbano VIII aveva addirittura scritto un poemetto, diciamo così, un saggio a difesa di Galileo in questa prima diatriba col Sant'Uffizio. Solo che al Sant'Uffizio c'era gente che era come Galileo, no? Se non peggio. In particolare il famoso cardinal Bellarmino, che era un gesuita pure lui, no? Ovviamente, e che era stato il pubblico ministero, potremmo dire, e stava al Sant'Uffizio ovviamente, no? Era l'analogo di Ratzinger che hai citato tu prima, no? Oggi si chiama diversamente, ma è la stessa cosa, no? La Congregazione per la Dottrina della Fede, era colui che aveva istruito, l'aveva già in realtà trovato, istruito il processo a Giordano Bruno, ma che decise la condanna poi nel 1600, quindi mandò Giordano Bruno a rogo, no? Quindi una persona che se trovava degli ostacoli li abbatteva, no? Nella maniera più tremenda. E Bellarmino convoca infatti Galileo nel 1616 a Roma, gli chiede, diciamo così, le sue opinioni sul sistema copernicano, e poi gli dà il consiglio, che è lo stesso consiglio che c'era già nella prefazione dell'Osiander a Copernico. Cioè di dire che in fondo queste sono sue opinioni, no? Cioè dice, sono opinioni scientifiche, no? Ma che non inficiano il fatto, no? Che le cose potrebbero andare diversamente. O dice Bellarmino a Galileo, o tu mi dimostri che le cose sono impossibili in altro modo, cioè che non è possibile che i pianeti non girino attorno al Sole, e allora io devo star zitto.
Ma se tu dici se girano attorno al sole, guarda come vengono più semplici i calcoli, eccetera, vabbè, devi lasciare aperta la possibilità che i fenomeni si spieghino anche in altri modi. E questo Galileo, va bene, è disposto ad accettarlo, però il Bellarmino gli obbliga di non parlare in pubblico di queste cose, quindi non può insegnarle, no? E così via. E Galileo trangugia, siamo nel 1616, sta zitto, quando arrivano ste comete, naturalmente, no? Nel 1618 freme perché vorrebbe parlare, no, di queste cose, ma non può perché gli hanno messo il bavaglio, diciamo, no? E allora manda avanti i suoi amici, perché prima di quel libro che ho citato prima, Il Saggiatore, ne furono pubblicati quattro. Uno dal padre Grassi, in cui diceva quello che pensava sulle comete. Uno di risposta al padre Grassi, perché effettivamente, no, Galileo gli aveva detto all'amico, dice, scrivi ste cose, no, che gli diamo contro questo. Uno di risposta di nuovo al padre Grassi e così via. No? E questo era il quarto o il quinto. No? Come mai Galileo scrive questo libro, Il Saggiatore, 1623? Perché il papa precedente, che era quello che stava dietro a Bellarmino, Bellarmino era morto nel 1620, quindi ormai non c'era più, il papa, che però era quello che gli aveva dato ovviamente il permesso di impedire l'insegnamento copernicano, era morto pure lui, Paolo V, no? Ed era arrivato al soglio pontificio il cardinal Barberini, che era un suo amico, no? E infatti Galileo dice, bene, ci siamo, allora scrive questo libro, Il Saggiatore, con tutte quelle brutte cose contro padre Grassi, avendo completamente torto, lo dedica a Urbano VIII, Urbano VIII lo riceve a Roma, addirittura in sei settimane, mi sembra, lo riceve sei volte, una volta alla settimana, gli permette, pensate come era diverso il tempo dell'epoca, gli permette, perché era un suo amico, di non baciargli la pantofola, perché una volta chi andava dal Papa si inginocchiava e baciava la pantofola così, no? E se posso dire un aneddoto, no, tra noi, no? Io ho incontrato tante volte Benedetto XVI dopo i nostri scambi con, relativi, no, al libro che avevo scritto e che poi abbiamo pubblicato insieme. E in uno di questi scambi gli ho chiesto se aveva visto la serie TV The Young Pope. Non so se l'avete vista voi, no? Quella di Sorrentino, no? Che è una cosa meravigliosa, no? Quello è un papa che non a caso si chiama Pio XIII, no? Ed è stato molto divertente raccontarlo a Benedetto XVI, perché gli dico, appunto, no? Dice, c'è questo giovane papa che si chiama Pio XIII, e lui mi dice un nome, un programma, certo, perché è ovvio, uno che si chiami così, no? Adesso, no? Sarebbe un ritorno indietro, no? di 50 anni. No? E poi dico, fa arrivare una tiara, no? Da New York, no? E lui dice, ah, è quella di Paolo VI, perché, no, ovviamente loro sanno, no? Tutte queste cose. No? E poi dico anche, addirittura, no, quando fanno il concistoro nella Cappella Sistina, lui arriva sulla sedia gestatoria e obbliga i cardinali, no, a baciargli la pantofola. E ho visto, no, Benedetto XVI che fa un gesto come a dire, che tempi quelli, no? Che effettivamente, no? Altro che dare le dimissioni, no? Quelli dà le bastonate, no, sulla cosa. Ma, chiuso questo, no? Comunque Galileo viene esentato dal baciare la pantofola al Papa Urbano VIII, no? E dice, siamo a posto, finalmente ho un amico, no? E adesso faccio cosa voglio. E scrivo finalmente il libro che ho sempre voluto scrivere, sulle maree, no? In cui parlo del sistema copernicano, finalmente. No? Ovviamente sa che non è che può esagerare, no? Cioè adesso anche col Papa bisogna andare, anche se è un amico, no? Andare coi piedi di piombo. No? E quindi si inventa questo dialogo, che è appunto il motivo per cui oggi ne parliamo brevemente qui, no? Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, il tolemaico e il copernicano. Vuol far vedere, e quando parlavo prima dicendo che in realtà spesso i dialoghi sono un po' fittizi, no? Vuol far vedere che lui è perfettamente equanime, no? Cioè, ci sono queste due teorie, io dico che cosa pensa una e dico cosa pensa l'altra. Quella che è il sistema tolemaico lo faccio difendere da un filosofo aristotelico. Quale prendo questo filosofo aristotelico? Vado a vederne uno che ha il nome giusto e ne trovo uno e dice si chiama Simplicio. Cioè come Pierino, no? Come a dire, no? Così. Vabbè, no? Quell'altro, no? Poi dopo invece Salviati, no? Si sente quando parla, quello sembra proprio.
E poi ne metto uno che fa da pacere, no, fra i due, che si chiama Sagredo, che è sempre d'accordo con Salviati, no? Cioè, certo che, cioè, se uno scrive così, no, fa apparire deficiente quello che difende il sistema tolemaico. Invece gli altri due sono tutti d'accordo, no? Uguali così, no? E infatti quando esce il libro nel 1632, tra l'altro esce in un momento molto particolare della storia della Chiesa, perché il Papa era stato accusato, Urbano VIII, di essere stato debole nei confronti degli eretici, no? E così via, e questo arriva con, così, non solo, la cosa più bella di tutte è che alla fine, no, mette in bocca a questo Simplicio, no, come dire, questo povero deficiente, la teoria che Urbano VIII aveva detto, appunto, no, che ho accennato prima, no, anche con col Bellarmino, no, di dire che in fondo, no, se le cose potevano andare in un altro modo, allora bisogna accettare che Dio avrebbe potuto farle dire così. Urbano VIII se lo faceva leggere a tavola, no, questo libro, quando arriva a questo punto esplode, no, dice basta, questo ha superato ovviamente, no, i confini, no, è andato a pestare, diciamo così, no, cose che non doveva, no, e infatti l'anno dopo Galileo viene processato. 1633, no, e i dialoghi finiscono così ovviamente, no? Il dialogo viene messo all'indice, lui è obbligato, aveva 70 anni, a vestirsi col camice bianco dei penitenti, a inginocchiarsi in Santa Maria della Minerva in Roma, che c'è ancora adesso, è un posto dove io ho cercato più volte di entrare facendo finta di niente, ma è un convento privato, non sono riuscito ad andare a vedere, no, la stanza in cui Galileo ha abiurato, no? E da quel momento viene condannato agli arresti domiciliari a vita. Quindi non solo non può più parlare, ma non può nemmeno più corrispondere con la gente, sta ad Arcetri, passa brevemente per Siena per qualche settimana, poi rimane ad Arcetri, dove poi morirà nel 1642. E vicino ad Arcetri, alla sua villa, al gioiello cosiddetto, no, che lui aveva comprato, vicino c'è un convento. E in questo convento c'è sua figlia, Suor Celeste, perché lui aveva due figlie e un figlio, era un personaggio fatto un po' così, no? Quando stava a Padova, prima di scoprire, no, tutte quelle belle cose col cannocchiale, no? Aveva fatto un dico, come potremmo dire oggi, no? Con una signora, no? E gli aveva già detto, guarda che quando io torno a Firenze ti mollo qui con i figli, no? Nessun diritto, no? E così via, insomma, gli uomini erano così già all'epoca. E come ha fatto a tornare a Firenze? Oh, molto semplice, quando quel giorno famoso del 1610, agli inizi a gennaio, no, guarda i satelliti di Giove, dice, ah ah, come li chiamiamo questi? Li chiamo satelliti medicei. Ovviamente i medici, no, sono contenti, no? Lui è toscano, dice allora torni qui, no? Lui molla queste due bambine, che erano bambine appunto piccole, no? E il figlio con la compagna, e se ne va. La compagna muore poco dopo e le bambine sono ancora sono meno che tredicenni, che era all'epoca l'età minima per poter entrare in convento, ma lui aveva degli amici, le fa mettere tutte e due in convento. E le ragazze ovviamente, il ragazzo poi si mantenne poi diversamente, e di queste due ragazze una appunto, che si chiamava poi Suor Celeste, gli rimase fedele tutta la vita e anche appunto negli ultimi anni, perché dal 33 al 42 sono quasi 9 anni che lui sta lì praticamente chiuso agli arresti domiciliari, e lei continua a portargli le cose dal convento, si vedono a distanza e così via. L'altra figlia invece lo odierà per tutta la vita, lei non voleva farla suora, no, è stata obbligata semplicemente per motivi così della vita a diventarlo, e si sa meno di lei, anche perché Suor Celeste invece ha lasciato scritte, cioè quando lui non era a Firenze, lei gli scriveva delle bellissime lettere, c'è un libro di una signora, di cui non mi ricordo più il nome però, no? Che racconta appunto, no, la vita della suora invece, cioè, Galileo diventa personaggio secondario, no? E lei diventa quella principale, e riporta molte di queste lettere di questa ragazza che è entrata in convento non per vocazione ma per necessità, e invece di ribellarsi come la sorella, no? Rimane legata tutta la vita al padre. Va bene, di dialoghi abbiamo parlato in tanti modi, no? Dialogo in generale fra la scienza e la fede, no? In particolare di Galileo tra lui e gli apparati della Chiesa, il Sant'Uffizio e addirittura col Papa, e il dialogo anche a distanza, che secondo me è quello più interessante, questo fatto di fare questi esperimenti magari che durano
secoli o millenni, no? In cui gli scienziati si parlano anche attraverso i tempi, non soltanto attraverso la quotidianità, no? Anche se, e con questo concludo, nella scienza il dialogo è fondamentale, ma non nel senso che abbiamo detto adesso, cioè che io la penso così, tu la pensi così e cerchiamo di convincerci a vicenda sulla base semplicemente, no, del principio di autorità, io la so più di te, no? Eccetera. No. Perché nella scienza appunto no, ci vogliono dimostrazioni, agli inizi non si hanno delle intuizioni, ovviamente i primi pensieri no, non sono dei teoremi, sono delle ipotesi che poi devono essere corroborate con ragionamenti, con esperimenti, no, e così via. E il modo migliore di imparare la scienza è parlarne con quelli che già la sanno, perché anzitutto parlando poi si può andare al dunque, quando uno legge i libri è sempre difficile, perché i libri raccontano i pensieri che spesso sono confusi, soprattutto agli inizi, o che sono difficili da esprimere. Nella scienza poi si cerca di essere precisissimi, e questo tentativo di rendere soprattutto i lavori originali, no, più che i libri, precisi, fa sì che li si scriva in maniera asettica, precisa ma noiosa, no? E quindi bisogna ricostruire, quando si leggono i lavori scientifici, quello che pensava ciò che li ha scritti, colui che li ha scritti quando li stava scrivendo, no? E invece parlandone a voce, no? E quello è il modo migliore, per quello che ha senso che quando si studiano si vada a parlare con i professori, che ovviamente si vada in giro per il mondo, non solo con l'Erasmus, no? Ma anche con gli anni sabbatici, eccetera, no? Perché la parola, no? È poi quello che in realtà convince più di tutti, ti apre le strade, no? E parlando con gli altri, no, si seguono poi vie che magari non si sarebbero nemmeno immaginate semplicemente leggendo i libri. Anche se quando poi queste persone sono morte, cioè il tempo è passato, allora il dialogo a distanza non si può fare altro che leggendo, che altrimenti, no, leggendo quello che loro hanno fatto, no, e cercando di continuare magari il dialogo per scritto, no, a beneficio proprio e altrui. Bene, grazie per la vostra attenzione. Grazie. Se avete qualche... Grazie davvero. Un quarto d'ora di domande, non di più. Sì, perché poi un quarto d'ora al massimo di domande. No, standing no, sitting ovation. Ringrazio il professor Odifreddi per questo viaggio dialogico vertiginoso ed esilarante in più di 2500 anni di storia sul rapporto tra l'uomo e, come direbbe Battiato, le meccaniche celesti, e vi chiedo se avete qualche domanda. In caso potete venire al microfono che si trova lì. Sì, okay. Però lei mi sente, se non altro mi avrebbe sentito la voce. Io l'ho sentita, ma non al microfono. Buonasera, intanto grazie per la sua conferenza. Io volevo fare una domanda che ho posto più volte a persone credenti, e invece stasera posso chiedere a una persona, a un logico innanzitutto, non credente. Lei concorda con me che chiunque si dica assolutamente certo dell'esistenza, ovvero della non esistenza di Dio, o è stolto o è mentitore? Se vuole la risposta breve è no. Se vuole la risposta un po' più lunga è, le faccio io una domanda, no? No, per vedere, se io le dicessi, lei concorda con me che chiunque dica che esistono o non esistono gli elfi è stolto o mentitore? E sarebbe un po' strano. Io non avrei fatica a rispondere, direi che è stolto. Ah, proprio, anche con gli elfi, allora va bene. Sì, allora sono d'accordo, no? Io invece sono dall'altra parte, no? Così. Perché in realtà, ma mettendola più seriamente, no? Anzitutto quando uno pone la domanda sull'esistenza di Dio, no? Io evito sempre di rispondere, no? Se mi chiedono, ma lei crede in Dio? No? E dico, ma un momento, perché cosa significa Dio? No? Perché... noi pensiamo, no, che dietro a questa parola, no, si celi un concetto che è univoco, no? E che quindi abbia senso dire sì o no, no?
però ci sono moltissime nozioni di divinità. Per esempio, una nozione di divinità in cui si fa coincidere Dio con la ragione con la R maiuscola, no? O l'ordine con la R maiuscola dell'universo. E allora certo che se uno mi dice, lei crede che l'universo sia ordinato, no? Che ci sia un ordine, no? Nell'universo, una ragione, no? Nell'universo, beh, è ovvio, dico, tutti gli scienziati lo credono, perché gli scienziati non fanno altro che cercare di capire un po' come è fatto questo universo, appunto come è ordinato, quali sono le leggi che lo regolano, no? E le leggi che lo regolano sono espressioni di razionalità matematica addirittura, no? Nell'universo. E allora, se questa è la nozione di Dio, io non ho nessun problema a dire sì, credo in Dio, no? Inteso come la ragione con la R maiuscola, ma se uno vuole posso anche andare più oltre, no? A dire per esempio quello che dice il Vangelo secondo Giovanni, no? Il logos, che poi logos vuol dire quello, no? Il rapporto, no? La ragione, no? Iniziale, no? Il logos dell'universo si è incarnato, no? Ora cosa vuol dire quello? Beh, certo che se uno lo dice così letteralmente, no? Per un non credente nel senso religioso, no? Ha poco senso. Però se uno dice, beh, l'universo ha una sua ragione, no? Cioè c'è una razionalità, un ordine nell'universo, no? Ma l'uomo la riesce a capire in parte questa ragione. Infatti le leggi scientifiche, le formule della scienza, no? E uguale a MC2, per esempio, F uguale a MA, no? Le equazioni di Maxwell, che sono un po' più lunghe da dire, no? Eccetera, sono tante espressioni, no? Del fatto che l'uomo, o quegli uomini, ma l'umanità in generale, no? È riuscita a cogliere, no? Qua e là delle espressioni di razionalità nell'universo, no? E allora in questo senso si può dire che la ragione si è incarnata, no? Nel senso che quello che è l'ordine o la ragione dell'universo in parte, no? Ce l'ha anche l'uomo, no? e la può concepire. Se poi uno invece si sposta man mano, no? E questo logos, questa ragione, no? Incomincia a dire ma questa è una ragione con la R maiuscola. Vabbè, allora cosa vuol dire R maiuscola? No? Cioè, dipende, no? Spesso quando si dice è una persona, beh, allora lì comincia a diventare una questione di distinzioni filosofiche, no? Perché cosa vuol dire persona? Persona nel suo significato letterale, no? È qualcosa che ha a che fare con la personalità dell'uomo, no? Nessuno direbbe che un cane, per esempio, è una persona, no? E cosa significa? Se non ha senso dire di un cane che è una persona, o di un animale, no? Meno che mai ce l'ha dirlo di un ordine astratto dell'universo, no? E allora se uno mi dice, lei crede, ma non è nemmeno questione di credere qui, no? È una questione di dire, ma non ha senso dire che l'ordine, la ragione dell'universo è una persona. Se poi uno dice quest'ordine si è incarnato e è diventato uomo, cioè, allora lì effettivamente, no? Io dal mio punto di vista, no? Per questo che risponderei di no alla sua domanda, no? Non è questione di stoltezza, no? O mentitore, ma è questione di dire, ma secondo me sono domande, no? O sono cose che si dicono in senso metaforico, no? E che quindi non ha senso dire che sono vere e false. Se io sento la nona sinfonia di Beethoven, per esempio, mi dice, secondo te è vera? Ma dica, ma che c'entra vero, scusa? Non è la categoria della verità, non è qualche cosa che si applica, no, per esempio, alle espressioni artistiche, no? E in particolare non si applica nemmeno alle metafore. Una metafora non è vera o falsa, no? È un modo di dire, no? Si può piacere, come una poesia, no? La poesia non è vera, no? Può essere bella, brutta, no? Noiosa, eccetera, no? Strutturata, ma non vera o falsa. Purtroppo noi abbiamo, ed è per questo che come logico, no? Di professione, io sono un po' seccato ogni tanto, no? Che si applichi questo concetto di verità, che è una cosa limitatissima al fatto che ci sono delle espressioni linguistiche che a volte descrivono dei fatti possibili, no? E nel caso che questi fatti effettivamente sussistono, no? Allora c'è corrispondenza, come dicevano già gli antichi, no? Reiet intellectus, no? Tra le cose e che si dicono e le cose come stanno, e allora la frase è vera, no? Ma dire che una sinfonia è vera, no? Dico che è altre cose, no, no, non le capisco quelle cose lì, anzi sarebbe meglio non usarle. Purtroppo nei discorsi religiosi spesso si gioca su questi piani, no? Cioè, e le due parole fondamentali sono una, quella che abbiamo detto adesso, verità, e l'altra, l'amore. Io quando parlo con i religiosi, no, spesso poi alla fine finisco, sì, ma cominciare a dire, ma Dio è amore, vabbè, allora quando arriviamo qui io smetto di parlare, ma non perché mi sia seccato, ma perché, cioè, diventa una cosa talmente vaga, no?
e soprattutto un'applicazione di categorie come l'amore, no, che sono cose molto precise, no, quando se ne parla, no, in un certo senso, ad ambiti che sono talmente estesi che hanno perso di senso. E questa è un po' la critica che facevano i positivisti, in particolare Carnap, no? Non tanto a questi discorsi religiosi, ma più in generale ai discorsi filosofici di filosofi come Heidegger, ad esempio, no? Carnap scrisse negli anni 30 una famosa stroncatura di un saggio di Heidegger, no? In cui faceva vedere, e questo è un trucco che fanno quasi sempre certi filosofi, no? In particolare uno del quale mi onoro di sedere sulla sedia su cui si è seduto anche lui, no? In passato, no? Cioè che è Cacciari, no? Noi siamo quello, lo dicevo prima, no? Che io e Cacciari siamo quello che io lo dico, non lui. Non mi prendo responsabilità. Lui dice di me che io sono il nipotino di Voltaire, no? E io dico di noi, no? Che siamo quello che in inglese si chiama frenemy, no? No? Cioè friends enemy, no? Cioè amici nemici, no? E così via. No? Però certi filosofi, no? Parlano, e quando uno che studia logica li sta a sentire, dopo un po' gli prudono le mani, no? Diciamo così, no? O la lingua perlomeno, no? Perché si vede chiaramente, no? il campione mondiale di queste cose è Severino, no? Che io ho seguito una volta addirittura per una settimana intera, no? In cui lui ha preso certi intervalli, di notte dormiva, no? E ogni tanto mangiava, comunque ha parlato per una settimana, no? Un corso estivo, io devo fare il secondo corso la settimana dopo, sono andato la settimana prima, e voglio proprio vedere che cosa succede, no? Ed è interessante, no? Perché questi termini vengono usati, tra l'altro su Severino Mugnai, un filosofo fiorentino, che poi adesso sta alla Normale di Pisa, ha fatto la stessa cosa che ha fatto Carnap con Heidegger, no? Ha preso un suo articolo, no? E ha fatto vedere come in una frase lui sta usando un termine, ma lo usa in un certo senso, no? E in un'altra frase usa lo stesso termine in un senso diverso, e in una terza frase sempre lo stesso diverso. Qual è il concetto più ovvio oltre a verità e amore? Essere. Ci sono moltissime accezioni in cui si usa il verbo essere nel linguaggio comune, no? Sono accezioni diverse. Per esempio, quando dico 2 più 2 è 4, no? In italiano si dice fa, no? Ma avere, fare, essere, no? Cioè, ma in inglese dice proprio così, no? Two and two is five, no? Four, pardon. No, ma quello non importa, perché quello è fa. Quello è vero o falso non importa, ma è, no, appunto, una frase può essere vera o falsa, ma si usa il verbo essere. No? Ma quando io dico Platone è un uomo, no? Lì è una cosa molto diversa, no? Perché sto dicendo che un oggetto, Platone, cioè oggetto del discorso, no? Ha una certa proprietà, no? Quindi è un legame fra un oggetto e una proprietà. Quando dico che l'uomo è un animale, sembra la stessa cosa, no? Ma qui sono due concetti questa volta, uno incluso dentro l'altro, no? E così via. Quando dico che Ratzinger è stato Papa Benedetto XVI, no? Lì sono due descrizioni che in principio, in linea di principio, potrebbero voler dire due cose diverse, perché il Papa, no, è una cosa, no, e Ratzinger è un nome proprio, no? Ma quando dico e vuol dire, no, che una descrizione coincide con l'altra, no? E così via. Tutte queste sono accezioni del verbo essere, no? Ed è un difetto del linguaggio che si usi la stessa parola per questa accezione. Infatti nella logica non si fa. Perché se lo si facesse non si andrebbe da nessuna parte. Si usano simboli diversi nella logica formale per queste cose e non si fanno errori, no? E se se ne fanno si distingue ancora, no, quello che c'è. Invece i filosofi che non usano linguaggi formali spesso giocano su queste cose. Io credo che a volte lo facciano coscientemente. Ma se non lo fanno coscientemente lo fanno inconsciamente, qui entra qui la psicanalisi, no, alla cosa, e però dal di fuori, no, si vede chiaramente qual è il problema, no? E i discorsi religiosi secondo me spesso sono discorsi di questo genere, in cui uno stesso termine passa a significare cose diverse, no? E alla fine non ha nemmeno più senso chiedersi se le cose sono vere o false, quindi non è questione né di mentitore, no, né di, qual era l'altra parte? Stolto. Lo stolto, no? Nessuno delle due. Mi scusi, ma lei... Ah sì, scusatemi perché purtroppo io tra mezz'ora ho un treno, no, ecco, che però domanda. Non so, questa è un po' la mia cosa. Se c'è un'altra domanda, altrimenti chiudiamo. Ok, grazie. Allora, grazie al professor Di Freddi, grazie a voi della vostra presenza così numerosa e calorosa, grazie ancora. Vi ricordo che il festival ha bisogno del vostro sostegno.
Quindi ci sono delle bellissime primule, ci sono dei bellissimi gadgets, fermatevi a vedere un attimo, e tra pochi giorni metteremo la registrazione di questo intervento del professor Di Freddi nel nostro sito e avrete modo di risentirlo, di riprovare, no, a dialogare con lui. Grazie ancora a tutti.